In questo tempo così difficile, ma che ci ha offerto una possibilità di approfondire, di pensare, magari aveva ragione Cartesio, cogito ergo sum, cioè questo pensare, quindi siamo salvi, siamo vivi, sani, anche se dobbiamo preoccuparci di avere tutte le precauzioni. Ne parleremo di queste precauzioni, però vi ricordo che in questo tempo ho cercato anche di leggere, proprio per quel principio del cogito, e leggendo mi ha impressionato una serie di articoli, uno di Henri Lévy, che è un filosofo francese, il quale affronta il tema del rapporto virus e democrazie, un bel tema, soprattutto oggi. E poi Michel Houellebecq, un altro scrittore che dice che, a differenza di quello che affermano i vari orologi, virologi, eccetera, studiosi, dice che il mondo non cambierà, sarà leggermente un po' peggiore. Chissà, forse sarà così. Vittorio Parsi ha scritto un libro che invece il mondo e la pandemia, i vulnerabili. Però quello che mi preoccupa ed è la denuncia dell'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, che dice attenzione perché vi saranno 250 milioni che non avranno di che mangiare nel mondo, in seguito quindi quelle famose carestie bibliche. E poi, da ultimo, veramente per me è stato anche una spinta preziosa, questo libro di Laura Spinney, 1918, l'influenza spagnola. Qui per andare a vedere cosa è successo, però quello che ritorna per noi è capire, scoprire che cosa vuol dire, e lo faremo in questa puntata di ping pong, epidemie, pandemie, vari temi, senza fare confusione, senza fare allarmismi, perché ci siamo trovati impreparati, però forse dovremmo prepararci, e nel forse dovremmo prepararci vuol dire che probabilmente i virus, non solo questo, ma tanti altri, come dice la capo, continueranno a viaggiare per il mondo. E qui mi fermo perché mi rivolgo subito al professor dottor Claudio Vicini. Io esattamente, forse l'anno scorso di questi tempi, ero con lei a un magnifico convention, congresso del SIO, la Società di Otorino-Laringoiatria, con tanti scienziati di tutto il mondo. Cos'è cambiato in pochi mesi? È cambiata la nostra consapevolezza di quello che non sappiamo. Il congresso ha motivo di esistere per raccogliere quanto di meglio c'è nella conoscenza del momento. Ci troviamo un anno dopo a capire che non sappiamo. La pestilenza, la grande virosi, la pandemia ci ha messo di fronte a una serie di incertezze che non immaginavamo. E curiosamente molte cominciano con la lettera P, pandemia per esempio. Pandemia richiama anche il concetto di progressione logaritmica, di quella prevenzione che non c'è stata. Quanti immaginavano una pandemia di questo tipo? Nessuno, lo dimostra l'impreparazione di quegli stati che sono arrivati dopo di noi. Noi siamo stati fra i primi, quindi abbiamo pagato la novità assoluta dopo i cinesi. Gli altri avevano tempo, non l'hanno sfruttata adeguatamente. Abbiamo imparato a nostre spese il significato di portatore sano. Noi ci siamo accaniti contro i cinesi, poi contro i sintomatici. Ma in realtà l'insidia era nascosta nei portatori sani di cui all'inizio non ci siamo presi cura. La protezione individuale sta diventando, eccola qua, sta diventando il nostro compagno di viaggio, non lo so per quanto, ma anche di protezione individuale si è detto poco all'inizio, non abbastanza adesso. E programmazione sanitaria, ecco, la programmazione sanitaria è stato un altro grande punto di interrogativo, un punto, secondo me, un punto nero della nostra realtà. Ne siamo venuti fuori variamente, ma forse se avessimo avuto un'altra programmazione sanitaria, una diversa ripartizione di attività fra l'ospedale, il territorio, il tema delle terapie intensive, altro tema importante. Sempre con P, grande dibattito del momento, il plasma. L'uso del plasma, che in realtà richiama, il tema di tutte le terapie che devono essere messe in campo immediatamente, perché il virus non aspetta, ma non abbiamo tempo per certificarle. E infine, punto dolente, secondo me, la politica. La politica aleggia su tutta questa vicenda, a cominciare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stata un po' ondivaga, diciamocelo pure, non ha sempre seguito concetti lineari. Lo stesso si può dire in parte per il Ministero della Salute italiano, che comunque non ha retto male. E poi la grande, per certi versi comprensibile, ma per altri versi difficile da digerire,
divergenza fra il governo centrale, le diverse regioni, addirittura fra comune e comune. Quindi questa situazione ha messo a nudo tante problematiche, tante discussioni, ha aperto tanti interrogativi, quindi ha rotto l'incantesimo del nostro congresso dell'anno scorso, la nostra conoscenza, a partire da Morgagni, che era stato il nostro ispiratore, ha vacillato e continua un po' a vacillare. Continua a vacillare, quindi si può dire che in questi pochi mesi sono passati anni. Assolutamente, ma non abbastanza. Ma non abbastanza. Intanto la ringrazio, professore, perché ha un po' delineato l'itinerario che insieme i nostri ospiti e in quelli in collegamento vogliamo compiere. Perché alla fine di questa puntata, che è articolo 32, ve lo ricordo, articolo 32 è l'articolo della Costituzione che parla di sanità. Ve lo faremo vedere dopo. Però iniziamo innanzitutto con un riferimento preciso e ringraziamo sia il professore che Dio, il dottor Mirko Traversali, antropologo, perché sicuramente ci aiuterà e ci avvierà in quei meandri, per esempio cominciare quale sia la differenza tra epidemia, pandemia, infodemia anche. Prego, professore. Buongiorno a tutti, intanto ai miei colleghi. Devo dire innanzitutto che condivido assolutamente quello che ha detto il professor Vicini e il Covid-19, devo dire che ci ha riportato un po' a degli anni che ci siamo dimenticati. Quindi noi stiamo vivendo qualche cosa che chi ci ha preceduto era abituato a viverlo. Quindi noi ci siamo forse dimenticati un po' quello che era la normalità della sanità fino a tre secoli fa. Per quanto riguarda la terminologia, è un tema abbastanza controverso e molto interessante per quanto riguarda il periodo che stiamo vivendo. E credo che a giochi fermi, una volta che si è conclusa l'emergenza sanitaria, che è quello che merita tutta l'attenzione in questo momento, serve una riflessione per quanto riguarda anche le modalità di trasmissione della notizia, anche da chi ci ascolta. Quindi lei entra nel tema dell'infodemia. Esatto, assolutamente. Ma non solo. Per quanto riguarda i due termini che spesso vengono utilizzati in termini ambivalenti, ma non lo sono, epidemia e pandemia, in realtà sono estremamente differenti. E la fondamentale differenza è che pandemia dal greco, panna, completamente... Parazapan è il greco. Esatto. Significa che in un determinato momento storico esistono più foci di contagio anche distanti tra loro. E quindi non sono direttamente relazionabili a un unico untore, quindi da un unico paziente zero, anche questo è un termine che siamo abituati a sentire. E questo cosa determina? Delle proliferazioni, delle replicazioni di virus, in questo caso, assolutamente indipendenti, e lo stiamo vedendo in Europa. Il professor Vicini ha detto bene, l'Italia è stata probabilmente la prima a ricevere questo tsunami virologico. Altri le stanno vivendo in questo momento e sono indietro rispetto di noi di 2, 3, 4 settimane. Ecco perché nei nostri TG ci sono delle date assolutamente discordanti e lontane. Epidemia invece è qualcosa di più circoscritto e anche, sia territorialmente che anche a livello di società. Quindi è tutto riconducibile a un'unica foce di dispersione, diciamo. Io vorrei far osservare a entrambi come noi, io ho cercato oggi di fare una sorta di collage di titoli, perché è molto interessante scorrere e capire come è stato interpretato. Per esempio, questo tema, si dice che già alla fine di dicembre in Francia vi fossero casi abbastanza certi di Covid-19. Questo è il primo aspetto. E poi il secondo aspetto, l'ha detto il professore all'inizio, lei l'ha richiamato tra epidemia pandemia. Io pongo un altro tema che fa, sono le mie osservazioni di questo periodo. Io vengo dalla cultura classica e ho messo a confronto i termini inglesi che noi oggi usiamo, lockdown, ma perché non dire chiusura totale, eccetera. Poi cluster, droplet, rebound, eccetera, eccetera. E dall'altra invece vi sono i termini della grecità classica e quindi dell'umanesimo che sono stati riscoperti. Lei è un antropologo, no? I virologi, i pneumologi, i epidemiologi. Poi c'è un altro tema, laringoiatra, otorinolaringoiatra, iatros, un'altra parola greca. Quindi, secondo me, ha vinto il greco rispetto all'inglese. Prego. La cultura classica vince sempre, secondo me. Noi viviamo un momento in cui siamo anche un po' schiavi della lingua della scienza, che attualmente è l'inglese, che è una lingua che ci permette di comunicare a livello globale.
E va da sé che questo non sempre è un punto a favore di alcune culture nazionali. L'Italia è una di queste, dove ha un florilegio linguistico che si può permettere delle nuance, comunque delle variabilità molto maggiori rispetto all'inglese. Quindi spesso noi perdiamo un po' il senso delle cose e della reale verità delle cose. Purtroppo non possiamo fare diversamente, insomma, in questo senso. Mi riallaccio alla prima domanda e poi, insomma, lascio la parola al professore. Noi stiamo vivendo il momento ancora di acuzia del virus e della pandemia e epidemia in Italia. E quindi è difficile in questo momento trarre delle conclusioni certe. L'abbiamo visto nel momento in cui si diceva che all'inizio il tasso di letalità era questo numero piuttosto che un altro. Si fermi un secondo, perché adesso il collage, guardi, nelle nostre sta mandando il parere di una decina, 10-12, dalla Capo a Burioni, eccetera. All'inizio di febbraio hanno affermato tutti indistintamente, se volete ve lo faccio vedere, che questa era una semplice influenza che doveva passare. Ci si sbaglia, quindi anche la scienza. Prego, chiuso parentesi. Questo è un esempio di quello che stavo dicendo. Esatto, l'ho interrotto proprio, mi scusi. No, ma era a duopo, insomma, quello che stavo dicendo. Soprattutto nel comunicare i dati, e noi siamo abituatissimi giornalmente a ricevere percentuali, numeri, contagiati, decessi, guariti. In un periodo in cui è ancora attiva la virulenza, l'epidemia qui in Italia, hanno ben poco valore, se non relativizzati e ben spiegati. Un esempio fra tutti, il numero di positivi dice molto poco se non lo relazioniamo al numero di tamponi fatti. Perché se noi perdiamo il dato della popolazione a cui ci riferiamo, un valore 100 su una popolazione di 100, sta a significare che siamo in una situazione di gravità estrema, cioè che tutti siamo contagiati. Un valore 100 di positivi in una popolazione di 1 milione invece ci può mettere una certa tranquillità. Però sono tutti numeri che si perdono in questo senso. Professore, sono perfettamente d'accordo. Noi abbiamo avuto una serie, anzi un profluvio, di informazioni nelle quali ci siamo persi, sicuramente. E due riflessioni secondo me devono valere fra tutte. Noi ancora oggi non sappiamo la quantità dei contagiati non sintomatici, perché per dichiarare un soggetto infetto dobbiamo tamponarlo. E quindi finché teoricamente dovremmo tamponare tutto il popolo italiano, a questo punto avremo una visione reale del problema. La posso interrompere un secondo? Guardi, perché siamo così distanziati, però sempre in diretta. E siccome abbiamo il telefono ingegner Sami, che lei conosce, che con salutiamo. La quale voi tutti lavorate, ingegnere che è presidente di Forlì Pharma, la ringrazio per questo collegamento. Intanto grazie, è cambiato il mestiere del farmacista? Beh, decisamente, ma direi che è cambiato nel senso che siamo sempre più una parte integrante del sistema sanitario nazionale. In questa situazione di pandemia si è visto qual è il ruolo determinante che le farmacie hanno come vicinanza coi cittadini sul territorio. E questo è un dato estremamente importante. Oggi il cittadino, la prima struttura che trova sanitaria sono le farmacie, e quindi è cresciuta enormemente anche la quantità di frequenza delle farmacie per chiedere consigli, delle volte anche per essere accolti cittadini che sono angosciati da questo problema. Ecco. E quindi è un ruolo, oltre che di assistenza sanitaria, anche di natura di accoglienza psicologica spesso. E questo è molto importante, professor Vicini. Intanto saluto Franco, lo ringrazio della sua testimonianza. Io. Ciao. Sì, ciao Claudio, ciao. Ciao, intanto ti ringrazio a nome di tutti per il lavoro eccezionale che hanno fatto le farmacie. Le farmacie sono state veramente in prima linea, perché sono territoriali, sono dove il grosso del dramma si è giocato. Mi permetto di farti subito una domanda a bruciapelo, perché sono un passionario di questo ragionamento. Tu sai che adesso nell'occhio del ciclone, anzi lo sai meglio di me, c'è il tema delle mascherine. Che cosa ci puoi dire in questo senso, dal tuo punto di vista? Ma guarda, sul tema delle mascherine si è fatto davvero tanta confusione. Tanta confusione, e questo ha spesso anche frainteso molto ed ha creato anche panico un po' nella popolazione. Si doveva sicuramente essere molto più chiari. Oggi qualche canale si è aperto di fornitura
per cui quasi tutte le farmacie ne sono dotate, però abbiamo avuto dei periodi difficilissimi le settimane scorse proprio per ottenerla, insomma, ecco. A questo punto si può dire che si doveva forse decidere qualcosa prima nel chiarire un po' tutto questo tema, perché, ripeto, ha creato una grande confusione, ha creato una grande confusione. Sulle forniture ci sono state anche tante speculazioni, e questo noi le abbiamo ovviamente fuggite, perché era una materia che non volevamo certamente affrontare, perché abbiamo sempre cercato di tenere i prezzi di mercato molto contenuti, proprio essendo strumenti essenziali per la salute. Noi, essendo un'azienda pubblica, riteniamo che questo sia anche un nostro dovere, oggettivamente la nostra missione è quella di tenere prezzi bassi e contenuti che siano legati al mercato. Però, ripeto, c'è stato un momento veramente difficile nelle forniture di questi tipi di strutture che sono fondamentali, ecco, sono sicuramente fondamentali. Bisogna un po' distinguere. Oggi le mascherine chirurgiche, che sono quelle più diffuse ovviamente, largamente diffuse, c'è stato un periodo difficilissimo da trovarle, si trovavano a tutti i prezzi, oggi si riescono ad ottenere a prezzi più contenuti. Però quando quella sera nella trasmissione in cui il Presidente del Consiglio ha citato questa cifra di 0,50 più IVA, indubbiamente ha generato un po' in tutte le farmacie e in tutti i fornitori una sconcerto, perché non si trovavano e non si trovano ancora oggi prezzi tali da poter contenere, arrivare a quei livelli lì, cioè bisogna avere un prezzo di 0,40, 0,50 più IVA, 0,61, oggi è difficile ancora ottenerli questi prezzi. Ingegnere, su questi temi però, che sono estremamente interessanti, converrà col professor Leonardi, questo tema delle mascherine, su questo dovremmo tornare, perché le mascherine non si esaurirà, l'uso delle mascherine passato questo tempo. Io però le devo dire che sono anche un po' adirato personalmente, perché dopo 3 mesi che il commissario nazionale Arcuri, faccio nome e cognome, mi dica le mascherine, dopo 3 mesi, e nel frattempo aziende da sole, senza avere avuto il permesso o l'invito, si sono procurate le mascherine, quindi è un problema, bisogna dare ciascuno il suo, non... e lei ha perfettamente ragione, è un tema sul quale vorrei tornare però. Ingegnere, certo, è d'accordo? Molto volentieri, molto volentieri. La ringrazio, mi scusi, noi dobbiamo andare per flash per far capire, cari professori, anche alla gente i temi che sono ancora bollenti. Abbiamo interrotto voi, prego, arrivano le telefonate, certo. Questa è la diretta, è questa, dobbiamo accettare. E chiudo rapidamente il discorso, quindi noi non sappiamo esattamente quanti sono i reali contagiati, perché perdiamo i subclinici. L'unico dato certo è la percentuale di tamponi positiva. Questo è l'unico dato che ci guida, e questo ci conforta un pochino, perché l'abbiamo sempre visto scendere, ci sono delle fluttuazioni quotidiane che non vanno valutate. Speriamo che entro i prossimi 15 giorni la percentuale non si inverta, in parte è possibile, non ci spaventa purché non si alzi troppo. Dottor Torresani. Tornando sul discorso delle mascherine, mi piace ricordare che il primo utilizzo con questo preciso scopo ci fu durante la pandemia della spagnola. Allora si utilizzò per la prima volta la mascherina come noi la stiamo utilizzando adesso. E quindi anche in questo senso noi andiamo a riprendere ciò che chi ci ha preceduto ha messo in campo. Posso farti una domanda, certo, in questo senso? Ho un ricordo dai miei studi classici di quello che succedeva nelle pestilenze del Medioevo e oltre, di questi strani dispositivi, questi specie allungati, di becco, dove dentro veniva riposto una spugna con l'aceto. Ricordo bene, era un provvedimento dell'epoca. Esatto, sì, era che poi è sfociata nella maschera, sì, carnevalesca del medico della morte. In realtà quello era parte di un set che il medico del tempo, assolutamente medievale perché ci riferiamo al XIV secolo, doveva indossare, e aveva due specifiche funzioni. La lunghezza di questo nasone era la lunghezza minima alla quale il medico doveva... Esatto, né più né meno.
In secondo luogo c'era l'idea che il miasma, l'effluvio, la malaria, malaria prende proprio il nome da questa, dalla malaria, fosse vettore, portatrice, latrice di patologie. E quindi dentro a questo cono venivano inserite spugne con dell'aceto, ma non solo, essenze, fiori secchi, perché così il medico poteva non respirare la malaria. Veniva poi concluso questo set con una tela cerata in modo tale che ci fosse un minimo di barriera. Allora non si sapeva in realtà quale fosse l'agente patogeno e quindi si poteva combattere con quello che si in pensava. Effetti, il dottor Mirko Travessani, interessante, professor Vicino, da leggere il Decamerone, quando descrive come ci si doveva comportare. Oppure, lei mi deve aiutare qui, siamo primo secolo avanti Cristo, no, forse peggio, a Perinto, in Tracia, quando scoprirono la prima peste. E allora come ci si proteggeva? Distanziamento e poi coprirsi, stare attenti, sono cose che si ripetono, Perinto in Tracia. Ho sbagliato? Abbiamo una telefonata subito dopo, prego. Velocissimo. In realtà il termine pestilenza ha talmente colpito il sociale e le persone che è diventato un aggettivo per definire anche altre malattie. Quindi le pestilenze del passato, quelle che si sono presentate prima della peste di Giustiniano, quindi periodo alto medievale, in realtà non erano pestilenze, quindi la peste di Atene, quella che ha citato lei, la peste di Antonino, erano altre cose, però gli è valso il nome di pestilenza perché doveva sottolineare che cosa? La strabordante capacità di colpire la società e di falcidiare le persone. Però non era peste inteso come Yersinia pestis, quindi l'agente patogeno che ha prodotto e produce ancora, perché la peste non è ancora scomparsa. Non è scomparsa. No, no, Madagascar è ancora bella e attiva, insomma. Professor Claudio Vicini, al telefono abbiamo il dottor Rocco Di Lucia, che si è inventato Rocco. Una cosa interessantissima. Prego, a lei. Allora, Rocco, in questa emergenza assoluta, è solito alla solidarietà, perché ho avuto piacere di conoscerlo in questo suo aspetto di grande umanità, di grande empatia, e ci ha voluto fornire, si è dato da fare con l'Università di Bologna, con alcuni ingegneri. Eccolo nel suo qua, atelier. Guarda. Eccoci qua, Rocco, ti vediamo. Grazie di essere qui e grazie per tutto quello che hai fatto. Ha lavorato duramente per fornirci un sistema di protezione derivato dalle maschere da sub, sul quale ci siamo subito noi buttati a pesce, il termine è coerente visto che si parla di snorkeling, e abbiamo fatto un grande lavoro. Io ti sono grato, non so se siamo in grado di mostrare qualche immagine di questa. Vediamo, eccole qua, ecco qua le immagini. Qua. Prego, dottor, io la ringrazio anch'io, dottor Rocco Di Lucia, tu. Prego. Io vi ringrazio a voi, prima di tutto, di avermi coinvolto in questa chiacchierata, diciamo con un ultimo sguardo alla tecnologia, perché in questo ultimo momento per Zoom tutte videoconference è aumentato tantissimo l'interazione tra esseri umani, però in maniera differente. Prima si facevano dei consigli dove mancavano sempre un sacco di persone, adesso con questo nuovo strumento sono quasi tutte full. Comunque, eccoci qua, sono Rocco De Lucia, titolare della Siropac Italia, insieme a mia moglie Barbara costruiamo macchine automatiche per packaging alimentare e farmaceutico. Abbiamo diversi brevetti anche a livello mondiale, abbiamo l'azienda Cesenatico e niente, ci sentiamo vicini al territorio. Ecco. Questo è molto importante, la ringrazio Rocco Di Lucia. Io, d'accordo col professor Vicini e i nostri ospiti, sarebbe bene un po' più avanti, quando magari ha un po' più di tempo e possiamo essere un po' più liberi, vorremmo mostrare queste foto, portando questa strumentazione proprio a confronto della gente, perché non si sa mai nel futuro ci fosse bisogno, no? È vero, professor Vicini? Assolutamente sì. Questo era un dispositivo di emergenza del quale ci siamo dotati, che hanno utilizzato soprattutto i medici, soprattutto quelli che avevano più difficoltà. Ricordo che Rocco il primo lotto di maschere l'ha consegnato personalmente
al pronto soccorso di Cesena. Il pronto soccorso, se non è in prima linea, non c'è nessuno più di lui. E poi piano piano lo ha distribuito in un numero che io non riesco neanche a calcolare, soprattutto ai chirurghi, perché i chirurghi sono a loro volta di fronte a un paziente che può trasmettere l'infezione. Quindi le maschere sono state benedette e spero che abbiano ulteriori sviluppi in futuro. Grazie, grazie, se non so perché probabilmente la linea è un po' confusa. Grazie al dottor Rocco Di Lucia per questa telefonata. Adesso Traversari, perché col dottor Traversari vorremmo concludere questa prima parte proprio sul discorso dell'occhio dell'antropologo, perché l'occhio dell'antropologo mi servirà, seconda domanda, non questa, dopo, ma che cosa ha scoperto su San Mercuriale? Seconda domanda, perché la prima è quella di capire cosa potrà accadere, partendo dal suo punto di vista, guardando al passato e tornando al futuro. Beh, divergendo un attimo dal tema, allora, su San Mercuriale gli studi sono andati avanti, eravamo rimasti allo studio genetico delle reliquie, che tanto ci hanno fatto penare perché è insito nello studio del DNA antico una difficoltà nel reperire una traccia leggibile. E al terzo tentativo devo dire che siamo stati fortunati, insperabilmente, perché i dati ci sono stati consegnati qualche giorno prima del lockdown. E quindi siamo riusciti ad avere il cluster di dati, per citare una parola. Il gruppo, diciamo. Il gruppo, il set. Il set. Di dati che abbiamo analizzato nel periodo di chiusura, di quarantena. E fortunatamente sono dati puliti, non c'è contaminazione. Sono dati coerenti, non sono stati variati nel corso dei secoli e sono leggibili. Ora stiamo decodificando quello che è il genoma mitocondriale, cioè il DNA che ci viene dato dalla madre, perché è in una quantità maggiore nella cellula rispetto all'Y, al cromosoma Y, che è solamente una piccola parte nel nucleo delle cellule. E probabilmente quest'estate potremo comunicare la provenienza genetica del santo, che abbiamo intuito, supposto, al momento stiamo guardando verso una regione ben precisa, probabilmente armeno, con studi di altra natura, e ci manca solo la certificazione del DNA, che speriamo di avere a breve. Con l'imprimatur. Assolutamente. Posso mi dare risposta? Qualche secondo solo. Sì. È una fake news quella che adesso voglio raccontare, perché subito dopo parleremo di fake news e di cose non vere. Due anni fa Svalbard, Longyearbyen, sopra il piccolo cimitero, dentro il piccolo cimitero, si dice, sotto il permafrost, che è un metro e mezzo di terreno ghiacciato, viene conservata questa mummia, se si vuole, in cui pare che ancora ci sia la presenza della spagnola. Possibile? Non possibile. Da allora, coloro che hanno 65 anni, ci è stato detto, sono invitati ad andare sulla terraferma. Terraferma si fa per dire, perché è a Tromsø, in Norvegia. Prego. No, è una cosa vera. Innanzitutto spieghiamo cos'è il permafrost, è il ghiaccio perenne. È il ghiaccio che non si scioglie stagionalmente, quindi fissa in maniera appunto perenne quello che ci cade dentro. È l'unica situazione in cui il DNA può essere recuperato a distanza di molti anni rispetto a delle mummificazioni di diversa natura. Quindi sì, è possibile che all'interno del permafrost venga recuperata una mummia o dei resti umani mummificati con all'interno delle sequenze di RNA o di DNA, nel caso in cui vogliamo appunto ad analizzare il genoma umano, che possano essere ancora attive. Ma è l'unico caso. Quindi... Ecco, no, anche perché se fosse così, caro professor Vicini, adesso entriamo nella terza età, in coloro che abbiamo visto sono morti tanti, veramente una cosa angosciante e angosciosa che abbiamo visto da Bergamo, è un tema che vorrei affrontare sulla terza età. Però mi chiedo, ma se è così per la spagnola, perché non potrebbe essere per questi anziani che sono morti col Covid, non sono guariti e magari fra 100 anni, perché 1918 e 20 qualcuno scopre che c'è la presenza del Covid-19? Ma tutto può essere, siamo nell'ambito in cui quello che noi leggiamo, che può essere tutto il contrario di tutto, non ci può dare una prospettiva estremamente reale e
futuribile in questo senso. Il paragone Covid-19 spagnola è corretto fino a un certo punto, perché in realtà sono cose molto differenti, hanno colpito una società estremamente differente. La spagnola ha colpito una popolazione estremamente debole, prostrata e provata a livello fisico anche dalla Prima Guerra Mondiale. Epidemiologicamente era il contrario di quello che stiamo vedendo, perché la spagnola uccise nella stragrande maggioranza la popolazione centrale della vita, cioè i giovani e i giovani adulti, per una risposta immunitaria esagerata. Quindi paradossalmente chi era più in forza era quello che moriva. Mentre il coronavirus, come del resto anche altri virus dell'influenza, va a colpire le fasce di età più deboli, con delle comorbidità che aggravano la situazione. Il Covid-19, ricordiamo che da patologia polmonare si sta spostando più verso una patologia sistemica. In realtà abbiamo visto che insomma, ha degli interessamenti, delle toppe entro cui questa chiave va ad inserirsi, multiorgano. E quindi va a colpire una fascia di età che è già più debole. Bene, io la ringrazio. A proposito di Spike, la lancia che entra dentro, il Covid che entra dentro nei nostri organi. Sbaglio, professore? È così. È così? È così. Ringrazio il dottor Traversali per Grazie i suoi lavori su antropologia e non solo. Molto presto rivelerà gli studi finali non solo su San Mercuriale, perché sento appetito in giro di approfondimento sui grandi del passato. Qualcosa è stato fatto anche dall'Università di Bologna per quanto riguarda Caravaggio. Sì. Stiamo cercando dove Picco sia... Della Mirandola, Boiardo. Piccolo, dove sia Leopardi, che è morto. È morto a causa anche lui della peste. Parrebbe. Parrebbe. E Parrebbe. Non si sa dove sia sepolto. Ci fermiamo qui. Pubblicità. Sì, dai termini epidemia, pandemia, caro professor Vicini, adesso andiamo a vedere però le cose vere e le cose false. Perché in questo tempo, a parte la grande battaglia geopolitica mondiale, Cina... diciamo Trump e Xi Jinping, la Cina, se sia Wuhan, questa storiella che da voi, comunità scientifica, è contestata, cioè che sia fuggito da un laboratorio questo Covid, a parte questo, eccetera, però vorremmo affrontare con la dottoressa Tiziana Rambelli, che è giornalista scientifica, ma anche ha una responsabilità dentro la USL a Romagna, il tema proprio delle fake news. Perché ci sono state, professore? Sì, ce ne sono state tante e hanno avuto un impatto più negativo del solito per due motivi. Primo, perché siamo stati tutti incollati davanti al televisore per ore, non avendo niente di meglio da fare, sia perché se non eravamo attaccati al televisore eravamo davanti al computer o davanti al mobile. E perché alcune hanno fatto leva su alcuni aspetti della nostra emotività in maniera drammatica. Quando qualcuno mi lantava il farmaco miracoloso per il quale i giapponesi erano immuni dalla malattia, beh, questo ha creato in tutto il consesso scientifico e non, ma soprattutto non, un disappunto, una situazione di incomprensione, e anche maturato quello che è un sentimento che durante le pestilenze si realizza sempre: l'odio nei confronti dei regnanti, l'odio nei confronti degli untori, l'odio nei confronti di quelli che non hanno fatto abbastanza. Quindi proporre notizie false, specialmente se hanno un impatto così importante sull'emotività, secondo me è un delitto, specie in questi periodi. E ce ne sono state tante. A lei, dottoressa Rambelli. No, niente. In realtà voi avete avuto prima Mirko Traversari qui come ospite, con cui collaboriamo da tanto tempo col gruppo Cultura, e secondo me la storia insegna, ma non sempre, e soprattutto insegna, perché raccontavo a Pier Giorgio che avevo scoperto così per curiosità che appunto la prima fake news fu quella di Procopio, dello scrittore greco che raccontò la peste di Giustiniano, perché lui appunto, riportando comunque una leggenda che era molto diffusa tra il popolo, diceva che era un demone che portava la peste di Giustiniano, che fece 50 milioni di morti, 10 milioni di morti al giorno a Costantinopoli, e appunto diceva che questo demone entrava nelle case mentre le persone dormivano, se si svegliavano lo vedevano, si ammalavano. Questo però fu una fake news, diciamo, benefica, perché le persone cominciarono a chiudersi in casa, si autoisolarono e quindi qualche morto in meno ci fu grazie a questa fake news. Però il binomio tra falsa notizia e
appunto epidemia è sempre stato diffuso, proprio perché punta appunto sulla paura della gente. Io leggevo uno psicologo della comunicazione, Roberto Nicoletti, diceva che la fake news ha un'importanza cognitiva fondamentale, sia che sia positiva che negativa, perché la persona che la diffonde, se è positiva, ho scoperto la cura miracolosa, si sente importante, ma anche quando è negativa, io noto appunto sui social, le persone diffondono, le persone più insospettabili, diciamo, anche molto colte, diffondono le fake news perché uno si sente importante. E Nicoletti, appunto questo psicologo, faceva notare che perché lo fanno? Perché dal punto di vista cognitivo è più economico non valutare la fonte. E quindi la persona, e poi anche proprio per una questione, diciamo, di narcisismo, perché uno pensa di sapere qualcosa che gli altri non sanno, e allora la diffonde. Però i social sono un terreno fertile. Il principe ante litteram delle, chiamiamole fake news, è George Orwell, 1984, sì. La fattoria degli animali, ma soprattutto 1984. E lui interessò anche i grandi del suo tempo, sociologi, filosofi, eccetera. Adesso si è scoperto ultimamente attraverso una lettera come lui avesse coinvolto proprio questa gente, grandi, di cui non cito perché non voglio demolire il grande psicologo, non dico il nome, però ci fu questo rapporto. Fake news, il ruolo delle fake news, perché qui siamo immersi, non sappiamo quando a voi si dice è vero, non vero. Adesso dice facciamo la prova sui gatti perché i gatti possono trasmettere, oppure quando Parigi nelle deiezioni, questo può essere professore, trovano il Covid e dice allora io non vado in mare a fare il bagno, eccetera. Noi dobbiamo capire bene, questo significa, caro professore, cara dottoressa. Peraltro è stata la prima volta in un'epidemia che l'OMS ha coniato il termine infodemia. Infodemia, yeah. E quindi l'epidemia di informazioni. Questo sono stati i social, perché appunto replicano. Tra l'altro, dal punto di vista psicologico, appunto sempre con lo psicologo di cui parlavo prima, diceva appunto che se una notizia viene ripetuta 10 volte, quasi sempre la persona la considera vera. E a meno che non si tratti di una persona, ecco, io non credo assolutamente a nulla di quello che leggo e quindi generalmente faccio fatica, però bisogna avere un vaccino molto forte alle fake news, perché io ho notato che no, vengono diffuse, e poi perché hanno varie motivazioni, no Claudio? Cioè il motivo per cui le diffondono non è soltanto quello di distribuire delle notizie. No, il problema è colui che le mette in circolazione, il dramma è la facilità con cui la popolazione le assorbe. E ripeto, è la prima volta in cui il mondo è connesso in rete e noi passiamo la maggioranza del nostro tempo, abbiamo passato la maggioranza del nostro tempo davanti alla televisione, davanti al mobile, e quindi era impossibile non essere coinvolti. E quindi questo secondo me ha dato spunto anche ai più fantasiosi di inserire le notizie più assurde, solo che sono notizie anche pericolose per il comportamento. Come è stato etico lo spettro, quello che nell'antichità ha aiutato la gente a chiudersi, qui a volte possono esserci anche informazioni che portano a comportamenti sbagliati. Ecco, questo secondo me è il vero nucleo sul quale dovremmo agire. Perché, però mi deve dare una risposta dal suo punto di vista. Io ho citato Parigi nelle acque reflue, i gatti di voi, gli animali, sappiamo che si trasmette da uomo a uomo, sì. Da animale a uomo, non da uomo ad animale. Beh, lo spillover c'è già stato, sappiamo anche che lo spillover, cioè il trasferimento di specie, si è effettuato all'inizio in Cina e sembra che la catena fosse pipistrello, pangolino, essere umano. Per quel che riguarda la presenza di virus nelle feci è dimostrato questo, quindi da dire però che inquina la massa di acqua del mare ce ne corre, però indubbiamente le feci devono essere gestite, ci sono degli... Ma qualcuno dice poi Parigi, Senna al mare, qui dice magari Savio, eccetera, mare Adriatico, credo che però sia lì è la salinità che distrugge, l'ambiente non c'è. Credo che sia una forzatura, non credo che la concentrazione, ammesso che ci arrivino mai, abbiamo dei sistemi di gestione dei rifiuti organici umani molto avanzati, quindi riterrei molto improbabile la cosa, sia per quello che si fa, sia per la diluizione.
sugli animali non c'è evidenza che ci sia diffusione, va da sé che se uno ha in casa un animale, lo tocca o ci starnutisce sopra e questo animale poi viene palpeggiato da un altro membro della famiglia, è un motivo in più di diffusione del virus. Ma insomma è molto stirata, io li lascerei in pace gli animali domestici e non li chiamerei in causa, direi che ci hanno fatto una grande compagnia in questo periodo e meritano solo la nostra simpatia e la nostra affetto. De gustibus non curat praetor. No. Perché io, proprio perché con grande stima la penso diversamente, perché gli animali sono animali, le persone sono persone, abbiamo bisogno dell'affetto, la compagnia, però non confondiamo, io ho l'impressione che molte volte confondiamo, ma questo è un parere del tutto personale. Dottore, giusto per dimostrare che non siamo d'accordo. Ecco, no, non bisogna essere sempre d'accordo. È no? Vero. Dottoressa Rambelli. Un altro aspetto appunto delle fake news, che anche così interessandomene poi, essendo in mezzo a queste cose, anche perché la USL viene comunque anche contattata, diciamo, per fare da filtro a queste fake news, perché ci chiamano persone chiedendo: è vero che questa cosa, le domande che ti fai tu, le persone si informano, lo sai benissimo, tramite la televisione, soprattutto tramite internet, la maggior parte delle informazioni sanitarie le prendono da internet, quindi dopo chiamano e ci chiedono, no? Però ecco, io mi facevo delle domande, anche di prima avevo fatto questa domanda a Claudio, proprio perché uno dice: sì, qualcuno le mette fuori queste informazioni. Ovviamente sono una fonte di guadagno le fake news, perché guardando appunto i vari report di tipo informativo, ma anche EU Disinfo, che è proprio una commissione che è stata istituita di tipo europeo per tracciare le fake news, una delle motivazioni è fonte di guadagno perché il sito che produce fake news ha tantissimi accessi. Le industrie, per mettere le loro pubblicità, hanno spesso delle intelligenze artificiali che cercano i siti con più accessi. Quindi prendono il sito con più accessi e quindi anche loro hanno un danno d'immagine, perché quel sito utilizza fake news, e questo è una. E poi, oltre alla fonte di guadagno, appunto diffondendo anche cure miracolose, ovviamente questa cosa è ovviamente una fonte di guadagno anche in questo senso. Però si stanno muovendo le piattaforme social, perché voi avrete visto che su Google, quando adesso appare sempre Covid-19, perché Google da gennaio ha messo questo link per indirizzare le persone sulle informazioni corrette, le guide internazionali, e anche Zuckerberg su WhatsApp ha impedito che i messaggi vengano praticamente condivisi con più di 5 persone per bloccare le catene di Sant'Antonio. Però a me ne arrivano ancora tra video tantissimi in giro. Un altro fenomeno che io vorrei segnalare, al di là delle fake news propriamente dette, cioè delle cose assolutamente false, ci sono le pubblicità che definirei ai limiti dell'ingannevole. Ora sempre di più si stanno moltiplicando, soprattutto nel post-lockdown, una serie di aziende che in rete pubblicizza prodotti per la sanificazione o per quant'altro, mascherine miracolose. Ecco, questo è molto importante, professore. Questo è un tema, secondo me, crescente, perché ovviamente tutti hanno bisogno di ripartire, hanno bisogno di ripartire presto, e queste aziende che promettono un sistema miracoloso a base di ozono, piuttosto che dispositivi di protezione subito, rapidi, ma ahimè non certificati, possono intercettare l'interesse di molti. E questo è ai limiti della pubblicità ingannevole. E quindi è un contesto non dissimile, non lontano da quello di una fake news. Ce n'è un altro, poi aiutatemi, perché questo è davvero un campo molto delicato, soprattutto in questo tempo, lo si diceva all'inizio, in cui secondo noi ha vinto l'umanesimo e la grecità, però su questo campo invece è importante il senso della comunicazione e della connessione. C'è un dato. Nella battaglia tra Cina e Russia, lasciamola per un momento a parte, però c'è un dato che mi ha fatto riflettere. La notizia che in ambito OMS, quindi è ufficiale questo, la Cina ha voluto ammorbidire, uso proprio il termine ammorbidire, un documento nel quale pareva da parte dell'OMS che vi fossero responsabilità specifiche della Cina. E la Cina sta facendo di tutto in questo tempo. Io me lo chiedo, ma perché la Cina sta facendo di tutto? Abbona i debiti nei paesi del Nord Africa, si dà da fare, porta le mascherine. Tra parentesi, questo devo dire che viene dalla Cina, ecco, guardate. E contesto coloro che dicono 0,50. Io ho pagato le prime nel mese di febbraio 14 euro.
per essere chiari. Quindi torno, professore, al discorso del commissario straordinario. La prima cosa, quando siamo in guerra, c'è la trasformazione subito e quindi bisognava farla subito. Però, chiusa la parentesi, perché non vogliamo polemizzare, c'è il tentativo in atto però da parte delle grandi potenze per far passare un concetto. Io prima, appunto, sempre pensando a questo tema qui, il discorso dell'Eodisinfo, cioè l'unità della Commissione Europea che sta valutando le fake news, ha visto che proprio Russia e Cina hanno creato proprio delle campagne di comunicazione, queste sono informazioni ufficiali, non rumors o altre informazioni, proprio per contrastare, cioè intanto per diminuire le azioni che l'Unione Europea sta facendo nei confronti del Covid. Addirittura giravano dei video in Russia, io tra l'altro appunto ho dei parenti in Russia, quindi lo sapete, e dei video nei quali si vedeva che veniva ammainata la bandiera europea e innalzata quella russa, perché l'Europa non ha fatto niente per i suoi cittadini. E quindi in realtà stanno utilizzando alla grande le campagne di informazione, non solo per dire, per indebolire il fenomeno in Cina e in Russia, di cui non si sa praticamente nulla, neanche della Russia, no? Ma anche per dire che l'Europa sta fallendo, e questo l'Europa lo sta guardando con attenzione, perché non è la prima volta. Peraltro ti avevo inviato, non so se l'avete tra sì, le immagini, transitavamente la storia parlavo. Del fungo cinese. Sì. Nel senso, la Cina, adesso io non ero ancora nata, però negli anni 50 tirò fuori, non è nuova questo fatto delle cure miracolose, e tirò fuori questo fungo negli anni 50, tra l'altro venne fuori anche una canzone di Renato Carosone sul fungo cinese, che curava praticamente tutto, e tutti tenevano questo fungo, che era tipo kefir, tipo yogurt, dentro al tè, ed ebbe un successo economico enorme. Quindi c'è dietro anche un interesse economico, ma anche di diciamo appunto di mettere a posto delle informazioni negative sull'Europa. Professore. Ma il mio commento è un po' più universalistico, nulla da ridire sul fatto che la Cina ha mostrato un comportamento da molti punti di vista difficile da comprendere, oppure facilmente comprensibile se si assume un'interpretazione negativa nei rapporti anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Però la Russia è al primo posto nell'utilizzo della disinformazione, lo è stato gli Stati Uniti a lungo. Non parliamo dell'Inghilterra, che ha fatto parlare dei portavoce che poi sono stati smentiti in maniera totale. Quindi direi che se Sparta piange Atene non ride. Non ride. Disinformazione per tutti. Abbiamo al telefono un suo collega che conosce molto bene, il dottor Maurizio Menarini del primo soccorso di Ravenna. A lei, professore, interloquisca pure con il Ciao, dottor Maurizio, Menarini. Grazie di essere qui con Ciao. Noi. Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io ti chiederei a nome di tutti, certo. Visto che mi hanno dato questo compito, di darci un pochino un'immagine di quello che fortunatamente spero rimanga un passato recente e da dimenticare nella sua tragicità. Cioè, cosa succedeva dal vostro punto di vista, dalla tua operatività, nella fase di massimo picco dell'ondata di infezione? E quali sono state le impressioni, il tuo apporto, l'apporto del 118, dell'organizzazione del primo soccorso qui in Romagna, visto che il nostro osservatorio oggi è principalmente, ma non esclusivamente, romagnolo? Prego, dottor Menarini. Sì, direi che è stato un periodo molto complesso, che è cominciato per noi molto presto, perché in realtà il vero picco di chiamate iniziale è iniziato il 23-24 di febbraio. I primi giorni, se vi ricordate, del caso di Codogno, di Vouganio e del primo caso a Piacenza, in quella giornata, il 24 di febbraio, da 380-400 chiamate di media giornaliera arrivate al 118, siamo passati a 1050-1100. E quello è stato il primo grande picco che ci ha comportato un lavoro enorme, perché in quella fase non c'era un problema ancora di soccorso territoriale, ma c'era un problema di dare delle risposte alle persone che chiedevano informazioni, quindi è stato un primo momento di raccordo con l'igiene pubblica e le malattie infettive. Era ancora una fase in cui le persone cercavano le informazioni, cercavano di sapere, c'erano le prime paure. E quello è stato il campanello d'allarme che ci ha messo in moto per potenziare un po', diciamo, le capacità di chiamate in una fase in cui sul territorio non c'era ancora una richiesta di soccorso per questa patologia. Poi c'è stata una fase di un po' più tranquillità, diciamo, nei giorni successivi, anche con la nascita del numero verde regionale per le informazioni, e c'è stato poi un secondo picco intorno al 7-8 di
corrispondente con la chiusura, diciamo, della rossa, se ricordate l'ordinanza dell'8 e del 9 di marzo. E poi il vero problema che abbiamo avuto è stato un altro picco del 13, che è stata invece la fase del soccorso, cioè la fase dell'informazione si è passata alla fase della richiesta di soccorso, di trasporto in ospedale, di, diciamo così, un supporto ai pazienti che a quel punto stavano incrementando, soprattutto nella zona di Rimini per quel periodo. Quindi diciamo che abbiamo mantenuto per un mese, dal 24 di febbraio fino alla metà di marzo, 20 marzo, 22 marzo, un impegno quasi doppio rispetto a quello che è l'ordinario in questo periodo dell'anno per la Romagna. Devo dire anche che abbiamo avuto la fortuna, tra virgolette, se possiamo usare questa termine, che sono un po' paradossali in questa situazione, è comunque un picco su Rimini in particolare, che siamo riusciti a gestire anche facendo un grosso filtro sul territorio con le ambulanze. Noi per fortuna abbiamo tutti gli infermieri sulle ambulanze, abbiamo medici sulle automediche, che ci ha consentito di portare soccorso e di mantenere comunque anche salvaguardati gli ospedali senza ingorgarli, portando tutti in prima istanza negli ospedali stessi, evitando da un lato il sovraccarico dell'ospedale, dall'altro il rischio di contagio per le persone, tenendo presente che in questo periodo comunque è rimasta viva anche l'esigenza di soccorso, diciamo non legata al Covid, di tutte quelle persone che per motivi diversi chiamano il 118. Per fortuna è calata la patologia traumatica, ma patologie come l'ictus, patologie come gli infarti, patologie tempo dipendenti cosiddette, non sono poi calate così tanto, quindi siamo riusciti nonostante tutto a mantenere anche per queste patologie una risposta nei tempi consoni per le emergenze di questo tipo. Dottor Menarini, io faccio una domanda che questa se può o vuole rispondermi, ma perché tranne, lasciamo stare Rimini che ha avuto un lockdown, diciamo, ma perché la Romagna è avvenuto qualcosa a proposito di Covid-19 a macchia di leopardo, ove più, ove meno? Perché si è fatta un'idea, lasciamo stare Ferrara anche, che ha avuto, ma Ravenna non ha avuto la pressione che hanno avuto invece le zone interne della Romagna. Guardi, io per quello che è stato il nostro osservatorio, per quello che posso dire io, poi qui gli epidemiologi sicuramente più di me hanno una visione generale, probabilmente è stato legato a un periodo dell'anno in cui in alcune zone c'era meno movimento di persone rispetto ad altre. Quindi questo potrebbe essere stato, diciamo, uno dei fattori. In realtà, da quello che abbiamo percepito già quando si chiamavano le persone nelle prime fasi, si capiva che c'erano state, diciamo così, diffusioni diverse, probabilmente legate a movimenti. Probabilmente il territorio di Rimini ha un movimento maggiore in un periodo, in questo periodo dell'anno rispetto ad altri territori. Però questo può essere una motivazione, se così, dal mio punto di vista, insomma. Io anche questo sarebbe bene approfondirlo, professore, però abbiamo tempi stretti, io forse lei in questo momento è impegnato, noi la ringraziamo. Molto presto torneremo su questi argomenti, magari con una pressione inferiore, dottor Menarini. Intanto la ringrazio per il prezioso lavoro. Grazie, anche grazie a voi. A nome del professor Vicini e della dottoressa Rambelli. Grazie. Un altro tassello del tema, perché il tema vero, noi ci siamo posti, dopo non so se la regia voglia mandarmi alla slide numero 1, perché articolo 32? Cosa prescrive l'articolo 32? La slide numero 1, preparatela, ma la mandatela per i noti. Perché io chiedo lei, caro professore, avendo letto, e anche qui sembra che sia passato una... Ecco, questo è la Costituzione italiana, articolo 32, non 34, qui abbiamo sbagliato qualcosa. La scuola no, questo è dalla scuola, voglio l'articolo 32 che l'articolo 32 sulla... sul discorso, queste sono anche interessanti, superficie, regia fermati qui perché è interessante, guardate, la parte della superficie, gli abitanti nel mondo 7 miliardi 550 milioni, guardate, tra 0 e 19 anni il 33,3, sopra i 65 anni 9,4, speranza di vita 77 e 75,3 anni. Dopo chiedo proprio su questi temi che è molto interessante, il confronto Italia-mondo, che è interessante per vedere
perché anche lì viene fuori, questa è l'economia, le spese sanitarie interessanti, 9,9, le spese per l'istruzione 4,7, ripeto, appena potete mandatemi quella, se volete ve lo dico, ma quella, il confronto tra Italia e mondo, perché si vede l'età media, l'età, per esempio noi abbiamo il 23,9% che supera i 65 anni, contro una media europea credo intorno al 10%. Vediamole, non so se me le mandano qui, forse sono nei vostri monitor, però sono temi interessanti. Questo, eccolo qua, guardi, noi siamo i terzi, età media questa, 46,7. Su questa... Pensare che il Niger ha 15 anni, ma qui si spiega molto, professore, no? Ma si spiega moltissimo. Se noi valutiamo la mortalità, visto che la, diciamo, la validità del sistema sanitario inizialmente è stata vagliata solo in termini di mortalità, facendo secondo me degli errori abbastanza grossolani, e voi sapete che le stime attuali, ho guardato i dati di ieri, fino a 60 anni la mortalità è stimata al 2,5%, fra i 60 e i 70 sale al 10%, e già questo basterebbe a spiegare perché noi tutto sommato in Italia abbiamo avuto una mortalità che inizialmente sembrava tra le più alte. Ora, se invece vai a guardarti intorno e vai a vedere quello che succede in altri paesi, quantomeno europei, che sono abituati a trasferire in maniera trasparente i loro dati, vediamo che l'Inghilterra non sta meglio, vediamo che la Francia non sta meglio, vediamo che la Spagna non sta meglio, i Paesi Bassi non stanno meglio. Quindi la mia conclusione finale è che la mortalità che noi abbiamo registrato sia in parte proprio legata alla struttura di, diciamo dell'età della nostra popolazione, sbilanciata in maniera molto pesante sugli anziani, e che il nostro sistema sanitario non abbia affatto agito peggio di molti altri sistemi sanitari. La diapositiva alla quale alludeva era quella dell'universalità delle cure mediche, del diritto alla salute. Ebbene, l'Italia lo ha rappresentato in pieno, noi non abbiamo lasciato indietro nessuno. Le faccio vedere altri, continui pure, perché intanto chiedo alla regia la slide numero 10 e numero 11, il confronto, se è possibile, finale, sarà Italia e mondo, me lo mandate sul grande monitor che è qui, eccolo qua. Guardate, il confronto Italia-mondo, superficie va bene, abitanti quasi 60, abitanti perché abitanti 0-19 anni, Italia 18 da 0-19, quindi i giovani, 18% contro il 33% media mondiale, e sopra i 65, quasi il 24% contro il 9%. E ancora la speranza di vita, questo gioca a nostro favore, va bene, uomini 82, 9 e donne 86 contro 70 e 75. C'è anche la successiva, poi chiedo a voi il commento, che è interessante perché ci sono le spese sanitarie e le spese per l'istruzione. La crescita, lasciamo stare perché adesso è tutta sballata rispetto probabilmente al 160% del rapporto col debito PIL. Le spese sanitarie, siamo in media, sono distribuite male. 8,9 e 9,9 a livello mondiale, le spese per le istruzioni 4,1 e 4,7, insomma non è qui. Però questa, noi dobbiamo abituarci, professore e dottoressa, a esaminare questi dati. Io notavo, Pier Giorgio, siccome, come puoi immaginare, da ufficio stampa dell'ospedale tutti i giorni per quasi un mese e mezzo abbiamo dato i bollettini di guerra, cioè i deceduti, una settimana ci è capitato, tutti i deceduti avevano più di 90 anni. Ma anche più di 95. Assolutamente. Con altre patologie, con più sì, due o tre patologie. Certo, però oltre i 90 e i 95. Cioè, quindi per una settimana abbiamo avuto questi di decessi di Covid, e di questi qui, io non sono un epidemiologo, però dovendo dare i dati, parlando con i giornalisti, e poi l'altra cosa che riflettevamo con gli altri giornalisti è che all'inizio si diceva che erano soprattutto uomini, e invece erano quasi tutte donne, perché comunque a quell'età lì, 95, 99. Beh, perché le donne hanno una media più alta. E quindi. Però no, io non pensavo ci fossero così tante persone al di sopra dei 90 anni, sinceramente. Molte delle quali vivono in comunità, perché vivono in questi pensionati per anziani, che sono stati uno degli elementi critici dell'epidemia. Ma io faccio mia la riflessione che fece Brusaferri i primi giorni della pandemia, in cui osservò che l'Italia è stato un paese, diciamo, positivo dal punto di vista delle cure per tutti, ha portato ad avanzata età molti anziani,
che ora hanno pagato un tributo drammatico, ma perché ne avevamo tanti? Perché eravamo stati bravi a tenerli in vita e ora li abbiamo persi improvvisamente per la pandemia. Dottoressa Rambelli, concludendo questo nostro tema delle fake news, o bufale, diciamolo così, bufale, qui ci capiamo bene, concluda lei. Ma secondo me, ecco, tutti saremo sempre vittime delle bufale, perché tra l'altro si stima che solo quest'anno, anche in merito all'emergenza Covid, 8 milioni di persone hanno creduto almeno a una bufala, no? In Italia. Quindi. Però l'invito è comunque intanto a verificare sempre, non soltanto su internet ma su fonti ufficiali, e poi soprattutto a recuperare un atteggiamento critico nei confronti di quello che si sente, perché quello che si sente, come dice sempre il professor Vicini, magari porta anche a un comportamento, a degli stili di vita, non è soltanto qualcosa che senti, e quindi la fake news modifica il tuo stile di vita e forse ti mette anche in pericolo di vita. Grazie, professore, lei è d'accordo? Noi non li inseguiamo però, mi viene, concludo con questa immagine, la riferisco molto spesso, lei mi corregga, anche la dottoressa Rambelli, quello che dice Jerome, Klipka Jerome, Tre uomini in barca, quando si sente dappertutto avere un sacco di malattie, arriva al ginocchio, ahimè, non ho il ginocchio della lavanda Ave, gli mancava quella. Grazie. Pubblicità. Grazie. Torno a togliermi la mascherina, così come fanno i nostri ospiti, il professore e il dottor Claudio Vicini, e ringrazio della presenza perché tratterà un argomento estremamente interessante, del quale non sempre nei grandi network se ne parla. E dottor Michele Sanza, psichiatra dell'AUSL Romagna di Cesena, perché il tema, ma cosa succede? Cosa è successo e cosa succede? Perfino a violenze domestiche, perdita di riferimenti in questo periodo di chiusura, di lockdown. Per la verità io non, a me non è successo, ma grazie a Dio. Però c'è questo tema, ed è forte, professor Claudio Vicini, questo tema, è ciò che ha procurato Covid, non sotto l'aspetto fisico, ma sotto l'aspetto psichico, psicologico, mentale. Bisogna che cominciamo ad abituarci a dirlo, professore. È l'ennesima P della mia introduzione. Che no? Lei ha introdotto. La parte psicologica, noi abbiamo parlato dell'infezione, abbiamo accennato al disastro economico, ma dobbiamo far fronte anche al disastro psicologico, perché due mesi erotti di lockdown, ma anche il timore di una malattia che può colpirci in qualunque momento, creano un cocktail esplosivo, ed è per quello che credo Michele, il dottor Sanza, ci debba dare un pochino uno spaccato di questa realtà. Sì, effettivamente i termini che sono stati usati sono quelli giusti, non lo dico io ma lo dice il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che notizia battuta dall'ANSA di oggi, ha scritto un editoriale che comparirà sull'autorevole giornale della World Psychiatry, esatto. Sull'autorevole giornale della World Psychiatric Association, l'associazione mondiale degli psichiatri, che lancia un allarme sugli effetti del lockdown sulla salute mentale delle popolazioni, preconizzando un incremento della morbidità psichiatrica molto molto importante. La Società Italiana di Psichiatria ha stimato, naturalmente si tratta di stime, ma devono essere comunque prese molto sul serio, che in Italia potremmo avere un incremento di 900.000 persone seguite dai dipartimenti di salute mentale come conseguenza del lockdown. Non ho capito bene, ma lo vuoi ripetere ancora, perché ha fatto una cifra non indifferente. Una cifra non indifferente di circa 900.000 persone, è una cifra attendibile, perché noi dobbiamo pensare che la morbidità per i disturbi emotivi e la depressione è una morbidità molto elevata. In particolare questi disturbi colpiscono nel corso della vita una persona su quattro. Un evento di proporzioni tali, quale è stato il lockdown, produce una impennata e un'accelerazione mostruosa di questa patologia, della patologia depressiva. E quindi è ragionevole attendersi una cifra di quel tipo, magari un po' più bassa, forse un po' più alta, insomma comunque una cifra importante che sta a significare un problema di salute mentale che va in prima pagina e non solo sulla stampa, naturalmente. Perfetto. Professor Vicini, posso fare questa domanda? Forse riguarda anche il tema che abbiamo trattato prima.
Che differenza c'è? Qual è la conseguenza proprio dopo il lockdown, quindi di Covid-21, su donne e uomini, anziani e giovani? Perché questo è interessante, si dice che anche i bambini stanno soffrendo. Primo perché probabilmente il livello di socialità che è rappresentato dalla scuola, secondo, insomma, a lei. Allora, io direi che un po' tutte le fasce generazionali possono essere interessate da questo problema, no? Se vogliamo partire dal basso, partiamo dall'infanzia, certamente esiste già letteratura su questo tema. C'è uno studio, anzi se volete progredire sì, con le immagini, con slide. Ce n'è, l'ultima in particolare, che rappresenta uno studio che è stato compiuto in Cina, dove diciamo, ha l'esperienza più vecchia, che è comunque vecchia di pochi mesi, ma è comunque la più vecchia al mondo. Posso scherzarci sopra? Attendibile? Ma, attendibile, certo, attendibile. Attendibile, io credo che oggi il contributo dei colleghi cinesi alla... diciamo, alle scienze mediche, adesso so il professor Vicini se confermerà, insomma è di alto tenore. E comunque questo studio documenta un incremento delle patologie depressive già nell'infanzia. A cosa è dovuto questo incremento? Beh, certamente è dovuto alla condizione di isolamento, alla perdita della socialità, ma i bambini sono come le spugne, assorbono facilmente le tensioni e diciamo, i movimenti che compiono gli adulti di riferimento, i genitori. E quindi è facile che... diciamo, le patologie o le sofferenze, perché poi non tutte le sofferenze diventano patologie, degli adulti riverberino sui bambini, su quel senso di insicurezza che si traduce poi in irritabilità, tensione psichica e quelli che comunemente chiamiamo i disturbi internalizzanti, cioè i disturbi della sfera emotivo-ansiosa dell'infanzia. Posso fare un'altra domanda? Abbiamo il professor Vicini che ho visto sempre tutto intubato, protetto, eccetera. Ma come l'hanno presa anche a lei nell'ospedale, gli infermieri, OS, gli altri medici? Qual è la ricaduta, la conseguenza sul sistema sanitario, il personale del sistema sanitario? Parliamo sempre di conseguenze emotive e psicologiche. Certo. Ah, questo è un grande tema perché le persone che, il personale sanitario impegnato direttamente nei reparti Covid, nelle rianimazioni, ha vissuto in queste settimane, sta vivendo tuttora, anche se per fortuna in maniera meno pesante che nel corso del mese di marzo, condizioni estremamente stressanti dal punto di vista emotivo. E non solo ovviamente per i turni di lavoro molto pesanti, la mancanza di riposo e diciamo, l'impegno e la fatica, no? Perché vestirsi, svestirsi continuamente con i dispositivi di protezione individuale è fatica, no? Ma direi soprattutto per l'impegno emotivo. Vedere aumentare la mortalità in maniera incrementale, assistere impotenti alla perdita di persone anche giovani, al fatto che queste morti non fossero e non potessero essere accompagnate come desideriamo che accada quando si arriva al fine vita dai parenti, gli amici, i conoscenti, crea delle condizioni stressanti che incidono fortemente sul livello psichico. E non a caso, infatti, gli operatori sanitari dobbiamo considerarli una di quelle fasce più esposte. Aggiungerei ai fattori di rischio psicoemotivo anche il timore del contagio, che è assolutamente ragionevole e come dire, da mettere in conto. Ecco, siamo stati chiamati eroi in questa vicenda. Tanti dei miei colleghi sono stati generosi, ma lo dica. No, assolutamente, anche al perché... Al professor Vicini glielo ho chiesto, mi ha detto assolutamente no. Assolutamente no, neanch'io. Assolutamente no. Io ho contratto la malattia, ma non c'è nulla di eroico nella con mia con tamponi, vicenda. Poi successivi negativi. Sì, certo, io sono guarito, no, lo dico perché voi che siete a casa, certo. State seguendo la trasmissione, siamo in massima sicurezza come dovete fare voi, attenzione, sempre, non perché adesso si sta allentando, ma per i mesi futuri. Prego. Poi certo. Sarà il professore a dirvelo. Ecco, concludo rapidamente. Dicevo, la paura del contagio è un fattore che incide sugli operatori sanitari. Appunto, siamo stati chiamati eroi, ma al di là di questo siamo uomini soprattutto, persone in carne e ossa come tutti, e come tutti abbiamo paura di ammalarci di questa malattia. E quindi gli operatori che sono a più diretto contatto con le fonti di contagio, ecco, scontano anche questo elemento. Però, professore...
Io davvero nel ringraziare tutti voi, non, a me non piace il tema eroi, perché voi avete fatto in condizioni straordinarie il vostro lavoro, esercitando la vostra professione, perché attenzione, lo dico questo con cognizione di causa, magari tutto il paese, la classe dirigente del paese lo facesse professionalmente, con competenza, cognizione e conoscenza, come hanno fatto i nostri medici, gli infermieri, questo solo, per me significa questo, entrare proprio dentro la competenza, professore. Però una piccola domanda, lei ogni volta come il dottor Sanza, quando siete andati a casa tardi la sera, nelle vostre case, e la mattina un po' di paura c'era? Ma la paura è, se non la paura è una compagna di viaggio utile, perché ti mette sempre in allarme e quindi evita che tu poi assuma dei comportamenti per distrazione che siano poi sbagliati. Direi che molti contagi nascono dal fatto che quando sei stanco e perdi la nozione, magari fai un piccolo errore nella svestizione. La paura è un sentimento umano, e anche quando affronti un pericolo forse t'aiuta, e nessun medico credo sia esente da questo sentimento. Quindi questo fa parte della nostra attività e non ci rende più eroi per questo. Ecco, semplicemente conviviamo con le nostre ansie, come un pochino tutti. E a proposito di questo vorrei fare invece una domanda a Michele. Credo che il disturbo d'ansia sia uno dei disturbi più diffusi nell'ambito della popolazione. Certamente. Io ho potuto constatare da Torino, quindi ricevendo alcune domande, che uno dei temi che è emerso di più è l'ansia, il respiro, il disturbo di respiro o il fiato corto. Siccome è una domanda che emerge ed emergerà, e spesso il paziente lo confonde come un sintomo premonitorio, uno dei primi sintomi del Covid, forse merita una piccola notazione. Assolutamente. Prima che risponda, prego, compiutamente, abbiamo al telefono il professor Venino Poletti, pneumologo, amico vostro, che conoscete, e con lui vorremmo proprio affrontare, innanzitutto lo ringrazio perché è impegnatissimo, proprio affrontare, ma io le posso fare una domanda da incosciente o da non conoscente, ma secondo lei, me lo dica, l'origine di Covid-19, straordinaria, da laboratorio? Me lo dica sinceramente. Ah, no. È una domanda, sinceramente le dico che non sono competente per dare una risposta, quindi questo è, dico solo quello che si legge in riviste, come dire, prestigiose. Si dice che è un virus che è nato in natura. Io però vorrei che fosse chiaro, perché adesso tutti parlano, ma bisogna essere molto precisi. Per dare risposte, tra virgolette, competenti alla sua domanda, bisognerebbe avere una competenza che io non ho, nel senso che bisognerebbe essere molto esperti in virologia, avere conoscenze sull'attività dei laboratori buoni. Venerino, intanto io ti ringrazio del tuo intervento. Tu dici io non sono competente in ambito virologico, ti dobbiamo credere, anche se io lo credo solo parzialmente. Invece uno dei motivi per cui mi fa piacere che tu oggi sia qui con noi, non solo perché sei stato uno dei protagonisti della lotta al Covid per i pazienti intermedi, anche per molti gravi, devo dire. Poi parleremo con Vanni Agnoletti, che ha gestito la parte proprio intensivistica. Però mi faceva piacere far sapere ai nostri telespettatori che tu sei stato fra i protagonisti di uno scambio di informazioni ad altissimo livello con gli Stati Uniti, che ci hanno guardato molto, visto che noi siamo partiti prima, ma siamo non solo partiti prima, gli abbiamo insegnato tante cose. Tu sei stato uno di questi, ci puoi dire qualcosa? Sì, grazie Claudio, intanto buon pomeriggio a tutti quanti, grazie per avermi chiamato in trasmissione. Devo dire che grazie a Vanni Agnoletti, ma grazie anche ai rapporti internazionali che costituiscono un po' un background che, come il professor Vicini sa bene, coltiviamo da anni, sia a Forlì sia a Cesena, abbiamo avuto possibilità di confrontarci con molti colleghi stranieri, in particolare con i colleghi degli Stati Uniti all'inizio, e poi adesso con i colleghi europei e anche indiani, quindi ex europei. Devo dire che cosa è stato, l'Italia ha dimostrato di aver avuto la sfortuna di essere la prima a essere a interfacciarsi con questa
pandemia così improvvisa e così potente, però abbiamo nella sfortuna anche avuto la possibilità di dimostrare che il livello della protezione dei medici italiani è abbastanza elevato, insomma, da prendere in seria considerazione. E il confronto internazionale ci ha aiutato non soltanto per quanto riguarda l'organizzazione quotidiana dell'attività, ma anche per fare progetti di ricerca, perché vorrei sottolineare una cosa molto importante, che l'attività clinica di tutti i giorni, se fatta con metodo scientifico, rappresenta sempre un'attività di ricerca, anzi l'attività clinica quotidiana è fatta in modo importante, serio, soltanto se accompagnata da un'attività di ricerca. E mi sembra, Venerino, se posso intervenire e posso rilanciare questo che stai dicendo, che anche i risultati che sono stati registrati nel nostro ambito siano ragguardevoli, siano confortanti, no? In termini proprio di efficacia delle terapie. Sì, in questo frangente non abbiamo potuto seguire tutti i criteri canonici della ricerca scientifica, i trials clinici, usare i farmaci, utilizzare i farmaci dopo averli testati con trials clinici, si dice randomizzati, cioè facendo in modo che un gruppo di pazienti facesse un farmaco e un altro gruppo un altro, e questo non fosse a conoscenza dello sperimentatore e del paziente stesso. Quindi ci siamo mossi un po' più con empirismo. Però anche con l'empirismo abbiamo capito, unendo l'empirismo clinico alla ricerca fatta analizzando i dati che nel frattempo raccoglievamo, che potevamo intervenire in modo diverso a seconda della fase della malattia, quindi avere un occhio più di attenzione nell'utilizzo dei farmaci cosiddetti antivirali in fase iniziale e invece un occhio molto più preciso nell'utilizzo dei farmaci antinfiammatori o immunomodulanti in una seconda fase. Questo l'abbiamo capito abbastanza presto, come abbiamo capito anche che in questi pazienti il problema della coagulazione è un problema che può essere significativo. E devo dire che poi Vanni Agnoletti interverrà a commentare questo, che loro l'hanno capito in modo molto preciso anche rapidamente. Cioè, gli intensivisti hanno avuto modo di vedere questi effetti del virus in modo significativo. Professore Poletti, Venerino Poletti, nella volgata comune si pensa che i fattori ambientali possono avere favorito la diffusione. Penso alla pianura padana, penso alle polveri sottili, penso alle nebbie, penso alla sovrappopolazione, il fatto di essere così ammassati. Ci sono questi fattori endogeni, cioè dentro, che possono preoccupare anche per il futuro, il rebound, o come si dice, il ritorno? Dunque, sicuramente la densità della popolazione è un fattore che moltiplica gli effetti di un'infezione virale o non virale, perché il contagio è in rapporto alla densità della popolazione. Più la popolazione è densa, più è facile che ci sia un contagio interpersonale. Per quanto riguarda i problemi ambientali, cioè l'inquinamento, ci sono delle ipotesi, ma non abbiamo ad oggi nessuna prova che questo sia vero, sono solo ipotesi. Potremmo anche ipotizzare, se uno va a vedere, sempre che l'ambemia abbia viaggiato lungo le vie di grande percorrenza o di grande traffico, quindi ci sono tante ragioni che ci possono far riflettere. La ragione sicuramente dimostrata, o l'elemento sicuramente dimostrato ad essere importante nella diffusione delle malattie infettive, in questo caso della pandemia da coronavirus, è la densità della popolazione. Bene. Io le chiedo se possiamo altre volte interpellarla, perché è una storia in me che non si chiude per il momento, professore. Io la ringrazio tanto, professore. Grazie a voi. Grazie, Venerino. Grazie a tutti, buona trasmissione. Grazie, professore. Grazie. Queste sono tutte finestre che dovremmo trattare insieme a quello che stava dicendo, e l'abbiamo interrotto al psichiatra, L'abbiamo lasciato con un paziente che ci interroga perché non respira bene, ma non respira bene perché ha contratto il corona o perché semplicemente ha un disturbo d'ansia, il cui elemento respiratorio è centrale. Beh,
chiaro che è una diagnosi differenziale che si impone, insomma. Credo che, allora, intanto diamo una definizione dell'ansia. Prima si parlava della paura. L'ansia è l'esagerazione della paura, la paura senza oggetto. I meccanismi fisiopatologici dell'ansia sono gli stessi della fisiologia della paura, insomma. È chiaro che la tachipnea, quindi l'accelerazione del respiro, è un sintomo che si trova frequentemente nei disturbi d'ansia, ma è altresì chiaro che in questo momento in cui abbiamo sentito racconti delle volte anche spaventosi, insomma, no, sulla fame d'aria, sulla difficoltà respiratoria, è qualcosa che fa paura, insomma, che fa paura, e quindi finisce per sviluppare, per avere un ruolo patoplastico, cioè per influenzare le modalità in cui si presenta l'ansia. Cioè le persone si impressionano di questo sintomo della fame d'aria e ovviamente la suggestione poi gioca a livello inconscio, insomma, un fatto inconscio nel senso non simbolico, insomma, dell'inconscio dei simboli, ma inconscio nel senso dei nostri automatismi mentali, che sono tanti e occupano la più parte della mente, si sviluppano poi questi sintomi in maniera più accentuata che normalmente non accade, insomma, ecco. Quindi credo che il paziente vada sempre preso sul serio, ma comunque rassicurato quando non ci sono sintomi cardinali come la febbre, la tosse, il mal di gola, insomma, gli altri sintomi respiratori che caratterizzano l'infezione da Covid-19. Posso farle una domanda anche al professore? Cioè questa: io mi sono trovato, avendo lo studio redazionale della relazione Forlì vicino a una COP, un centro di distribuzione, nei momenti peggiori, gente con delle montagne di bottiglie d'acqua, gente con delle montagne di biscotti, gente. Quindi l'ansia del futuro, la paura che il futuro quale sia, la gente si interrogava, entra nel suo campo tutto ciò. Sì, si sta attenuando quest'ansia? I comportamenti sono cambiati, insomma, abbiamo visto tutti le scene che lei ha descritto nei primi giorni, le prime settimane della diffusione del virus. Direi che questo panico sociale non c'è più, insomma, no? Abbiamo visto, poi diciamo anche le cose positive, insomma, gli italiani hanno risposto in maniera esemplare al messaggio del lockdown. Questo non vuol dire che non ci siano stati disagi, ne abbiamo appena parlato, insomma, ma dal punto di vista del comportamento, della serietà, del rispetto delle regole, credo che il nostro popolo abbia dato nel suo insieme una dimostrazione di grande serietà ed energia. E lo abbiamo visto appunto anche nelle file davanti ai supermercati, nella compostezza della maggior parte delle persone, nell'osservare le regole che ci sono state date. Sa che io, quando c'era l'infezione in Cina, mi sono fatto spesso questa domanda. Dicevo, ma se dovesse, perché lì c'è una dittatura, quindi è più facile. Mi chiedevo, ma se dovesse accadere nel nostro paese, come facciamo a cavarcela? E invece ce la siamo cavata. Io non speravo, però ce la stiamo cavando. Un vostro collega microbiologo, il dottor Sambri. Professore? Mi hanno annunciato che abbiamo al telefono il professor Sambri. Mi sta ascoltando? Ci sono, dottor Galbonetti, ci sono. Grazie. Non è molto lontano lei da qui, però no. Non è difficile scambiarci. Cioè, il professor Vicini, che interloquisce adesso con lei. Inizio il professor Vicini, prego. Ciao Vittorio, grazie di aver accettato il nostro invito. Io ti vado subito al dunque. Tu sei stato colui che ha gestito, direi in maniera esclusiva, tutte le indagini strumentali, di esagini di laboratorio in termini di tampone e adesso in termini sierologici. E cosa ci puoi dire attualmente della situazione tamponi nella nostra regione, soprattutto nella nostra zona, sia in termini di disponibilità che di risultati che si stanno raccogliendo negli ultimi giorni? Allora, la disponibilità al momento è assolutamente molto buona. Diciamo che il laboratorio della Romagna arriva a 1500-1600 tamponi al giorno quando richiesti, quindi siamo in ottime condizioni. Non è sempre stata così. All'inizio abbiamo avuto delle difficoltà perché ovviamente c'era una enorme richiesta ed essendoci un'enorme richiesta scarseggiavano i reagenti, scarseggiavano gli strumenti, insomma
Diciamo che però, se posso fare un commento, la Romagna se l'è cavata molto bene perché ha un laboratorio molto tecnologico e molto grande, quindi quasi tutti gli strumenti che noi in realtà abbiamo usato sin dall'inizio per fare questa attività erano già in casa, li avevamo già, quindi si trattava di riadattare i flussi di laboratorio, ma insomma fondamentalmente eravamo già pronti. Questo per i tamponi. Per la sierologia siamo passati attraverso due fasi, la prima diciamo fine marzo, quando in realtà avevamo a disposizione solo dei test cromatografici, quelli che chiamano volgarmente i pungidito, insomma, no? Che si fanno col sangue capillare. Ed è stato abbastanza difficile scegliere quali test si potessero usare, perché ovviamente non avevamo nessun dato in termini di sensibilità, specificità, affidabilità del test, quindi diciamo molto molto naif. Poi grazie al fatto che la Romagna è in rete con gli altri laboratori della regione, siamo riusciti a convalidarne o perlomeno a capire bene quale potesse essere l'affidabilità clinica di questi test, lavorando insieme agli altri colleghi degli altri laboratori. Ad oggi ne abbiamo una lista abbastanza ampia, convalidata, se non ricordo male sono 6 o 7, e li possiamo usare, li abbiamo usati, li stiamo usando per valutare la sierologia negli operatori sanitari. Vi posso dire che ad oggi la regione ha testato più di 50.000 operatori sanitari, quindi il dato che abbiamo è un dato robusto e questa strategia funziona. È chiaro che da soli questi test non servono e non bastano, però aiutano molto. Professor Sambri, posso farle una domanda? Intanto noi lo aspettiamo in studio per continuare questo tema. La domanda è questa, siccome anche era l'origine di questo nostro ping pong, ma il sistema sanitario regionale, non lo sto parlando di quello nazionale, creazione AUSL, tutti i temi, siamo avanti rispetto ad altri, però se lei dovesse individuare una ragione, a livello nazionale sicuramente il problema dei posti di terapia intensiva, sicuramente. Lei ritiene che siamo stati impreparati complessivamente a livello nazionale? Non è un tema di giudicare A, B o C. Il sistema sanitario come tale, non eravamo preparati? Beh, io credo che nessuno fosse preparato a una cosa del genere, ma non solo in Italia. O meglio, forse c'erano altre nazioni che erano più preparate di noi, perché un piano pandemico ce l'avevano, l'hanno verificato e l'hanno messo in atto. Da noi forse c'è meno l'abitudine a lavorare su questo tipo di situazioni, anche se devo dire che la nostra regione in realtà i piani pandemici li ha sempre fatti. Io che mi sono occupato prima di venire in Romagna di infezioni emergenti dal 2001, vi posso dire che i piani pandemici ci sono e funzionano. Quindi siamo un po' un'eccezione, secondo me, nell'ambito della nazione, insomma. Certo. È chiaro che questo ci deve fare imparare una roba, cioè dobbiamo essere pronti, perché potrebbe ricapitare. Ahimè, dici il Vangelo. Grazie, professore. Grazie tanto. Prego. Anche per i contributi che concede a noi tutti, a questa nostra terra, che è molto interessante. Vorrei concludere questa parte perché con questa frase, e state parati, dice il Vangelo, state pronti perché potrebbe arrivare. Posso concludere? Prego, concluda lei col professor. In Letizia, no, solo in Letizia, perché abbiamo parlato di cose molto pesanti, una piccola, voglio strappare un sorriso. Ci siamo lasciati davanti ai supermercati con, ha suggerito lei l'immagine, con queste lunghe file di carrelli pieni di acqua minerale e di quant'altro. E devo dire che all'estero ancora una volta hanno dimostrato di essere diversi di noi, perché abbiamo visto in televisione che all'estero i carrelli erano pieni di carta igienica. Quindi direi che probabilmente il vissuto è stato diverso. Ma a livello psicologico cosa vuol dire questo?
Ah, difficile da interpretare. Difficile da interpretare. Bene, concluda lei questa parte. Ma io avrei piacere di concludere entrando nel merito dell'ultima questione che lei ha posto, che a me è molto, molto cara, che è la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio sottolineare una cosa: la tenuta è legata alla sinergia tra ospedale e territorio. Questa esperienza lo ha dimostrato in pieno. Noi abbiamo potuto gestire l'emergenza grazie alla forza, alla dinamica dell'ospedale, ma ci siamo anche accorti che la prevenzione attuata sul territorio è la cosa più importante. Io spero che questa lezione rimanga e che ci insegni appunto a pensare alla sanità come un sistema e non come scatole chiuse separate le une dalle altre. La ringrazio, dottor Sanza, perché so che questo tema a me è molto caro, però me lo insegna sempre ad affrontare il professor Vicini. Ho letto tanti programmi in quest'ultimo tempo. Quale sanità? Il territorio, i piccoli ospedali, le comunità, la telemedicina il primo soccorso dell'infermiere, infermiere di vicinanza, di comunità, il ruolo delle farmacie. Insomma, c'è tanto lavoro, professore. Io però mi devo fermare con un po' di pubblicità ringraziando il dottor Sanza. Grazie a lei. Prego, regia. Grazie, buonasera. Caro professore, professor Vicini, i temi che stanno emergendo da questo confronto, questo ping pong articolo 32, sono davvero tanti, interessanti. Noi non ci stiamo sovrapponendo con analoghe iniziative a livello nazionale che danno i numeri, giusto che li diano, che danno la situazione generale. Ho sentito fare ragionamenti molto interessanti che debbono essere approfondite anche grazie a lei, professore. Intanto la nostra regia mi fa vedere proprio quello che cercavamo, professore, che è l'articolo 32 della Costituzione. Noi abbiamo detto articolo 32, questo è. E dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ricordo che noi quest'anno stiamo vivendo il 42esimo anno dalla nascita del sistema sanitario universalistico nazionale. Quindi, pur con alcune pecche dovute a questo contingente, abbiamo un sistema che probabilmente molti ci invidiano, professore. Assolutamente sì, lo abbiamo visto in tutta questa vicenda che sembra durare un secolo, ma in realtà è partita 3 mesi fa. Ribadisco, il sistema sanitario italiano ha fatto fronte ad un problema inedito perché noi siamo arrivati secondi dopo la Cina e dalla Cina avevamo saputo poco fino a quel momento. Non dico nulla, ma abbastanza poco. Quindi siamo stati purtroppo gli apripista e mi sembra che lo abbiamo fatto in tutta Italia in maniera assolutamente degna del livello che ci aspettavamo. Si poteva fare di meglio? Sicuramente di sì. Si poteva fare anche molto di peggio. Abbiamo assistito a delle tragedie dopo di noi in nazioni che hanno avuto il vantaggio di vedere cosa stavamo facendo. Io direi che il sistema universalistico da noi ha funzionato, nessuno è stato lasciato indietro. È chiaro che laddove, lo ha detto prima il professor Poletti, le criticità sono nate dove la densità di popolazione era maggiore. Dove la densità di popolazione era maggiore, è chiaro che tu vedevi le file di ambulanze fuori dal pronto soccorso, allora era molto difficile lì seguire immediatamente tutti i pazienti immediatamente. Io, professore, sono rimasto colpito da una dichiarazione del primo ministro svedese, credo, o quello della sanità o il primo ministro addirittura, che ha fatto capire in diretta, televisiva, un'intervista che grosso modo diceva: va, dobbiamo scegliere dopo i 75 anni, che è un concetto caro ai romani, a Nerone e agli altri. Dice: questi non ci servono più, buttiamoli giù dalla rupe tarpeia. È stato un tema delicato che è stato in qualche modo anche affrontato soprattutto in ambito lombardo. Devo dire, da noi questo tema si è posto in maniera inesistente sostanzialmente. Inesistente, però professore, mi rivolgo a lei. Nella sua coscienza di grande professionista, che non tanto perché abbia giurato su Ippocrate, non è questo il tema, ma lei posto di fronte a questa evenienza, cosa avrebbe fatto? Noi dobbiamo seguire tutti i pazienti che hanno bisogno delle nostre cure. È chiaro che questo è il nostro dovere. Non è facile quando i posti sono limitati e quindi
devi cercare di adattare la tua assistenza alle disponibilità che hai. Questo è stato il dramma dei Lombardi. Professor Vicini, grazie a lei. Abbiamo al telefono il dottor Enrico Cavagna della radiologia di Rimini. Lei mi ha sempre detto, tu non immagini quanto sia stato importante e centrale il ruolo della radiologia. Ciao Enrico. Ciao, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, la sentiamo molto bene. Grazie di essere buonasera qui. Buonasera a tutti, agli amici e colleghi in studio e ai telespettatori. Ti ringrazio, Enrico, di aver accettato. Ecco, il ruolo della radiologia, perché io ho visto anche in queste lunghe, defatiganti trasmissioni, non è emerso chiaramente questo ruolo molto importante del radiologo. Certamente. Allora, se posso dire, la radiologia è un po' il crocevia di molti portatori di interesse che vanno dai medici di base, quindi i rapporti con il territorio, agli ospedali. E, nell'emergenza Covid chiaramente hanno fatto la parte del leone, il pronto soccorso, la rianimazione, tutti i reparti Covid, le malattie infettive, però non dobbiamo ricordare che anche le chirurgie e le oncologie avevano bisogno di risposte, quindi la radiologia ha continuato a dare risposte su entrambi i fronti. Abbiamo avuto un ruolo fondamentale, come diceva lei, perché soprattutto attraverso le armi della TAC, ma anche della radiografia del torace, soprattutto con apparecchi portatili che portavamo nei vari reparti, in modo da fare le radiografie direttamente al letto e quindi evitare trasferimenti di pazienti con possibili contagi, ricorderete che un tema fondamentale all'inizio era proprio quello di evitare la contaminazione degli operatori e dei pazienti. Abbiamo, come vi dicevo, effettuato un lavoro fondamentale. Un po' a riprova di questo, ad esempio, la prima diagnosi in Romagna di polmonite da Covid è stata proprio effettuata grazie ad un TAC nella provincia di Rimini il giorno 24 febbraio, che è un giorno che ricordiamo tutti piuttosto bene. Vi do qualche numero. Solo a marzo e aprile di quest'anno abbiamo fatto 2500 TAC del torace, quasi tutte per pazienti Covid, e 10.000 radiografie, che sono più o meno il doppio di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Però il problema non è solo di numeri, il nostro grosso problema è stato quello di cercare di lavorare in sicurezza per evitare la diffusione del contagio agli operatori, come si diceva, ma anche ai pazienti. Noi abbiamo avuto fin da subito, da fine febbraio, un enorme afflusso di pazienti che arrivavano da casa, inviati dai medici di medicina generale con febbre e tosse, e che venivano immediatamente inviati in radiologia. I medici di base erano abituati giustamente così, però il rischio, in assenza di procedure, perché eravamo nei primissimi giorni dell'emergenza, era proprio quello di incrementare i contagi ospedalizzando eccessivamente. Però la TAC e la radiografia comunque hanno continuato a lavorare egregiamente, perché sono state inserite subito nei protocolli di studio che i vari gruppi della regione Emilia-Romagna avevano preparato, e di fatto soprattutto la TAC è servita un po', diciamo, come surrogato al tampone. Il tampone oro nasofaringeo, quello che conoscete molto bene, che un po' non era, diciamo, immediatamente disponibile, soprattutto i primi tempi, quindi diciamo la risposta arrivava con un po' di ritardo, e un po' sappiamo che ha una sensibilità che non va oltre il 60-70%. Cosa vuol dire? Che su 100 pazienti malati di Covid, 60 avranno un tampone positivo, ma altri 40 avranno un tampone falsamente negativo. Quindi abbiamo e continuiamo a usare molto la TAC per individuare dei casi che sono fortemente sospetti, perché la TAC ha degli elementi distintivi spesso rispetto ad altre patologie virali, in modo da poter fare diagnosi di polmonite Covid in alternativa al tampone. E le posso fare una domanda? La faccio anche al professor Vicini. Ma TAC, esame radiologico, tampone, intervento sierologico, uno completa l'altro? Fatto tutto ciò, abbiamo il massimo che si possa avere di conoscenza sull'individuo? Sono aspetti diversi che colgono, diciamo, rilievi diversi, anche in momenti diversi.
Io volevo sottolineare e ringraziare Enrico pubblicamente perché secondo me nei mesi scorsi si è parlato molto dei virologi, si è parlato molto degli intensivisti, giustamente ora parleremo con Vanni Agnoletti, si è parlato moltissimo. Che sta arrivando. Lo ringraziamo con il nostro inchino alla giapponese. Grazie, grazie. Purtroppo i radiologi sono rimasti quasi sempre fuori dallo schermo e questo è un errore, perché loro sono sempre rimasti davanti allo schermo, ma allo schermo radiologico, dove hanno fatto dei lavori straordinari nel corso degli ultimi tre mesi. Quindi questo è un tributo dovuto a te come rappresentante della tua categoria e non vorrei dimenticare neanche i tuoi tecnici. Io perché... Claudio, esatto, infatti lo stavo per dire, ti ringrazio di avermi dato questo assist, perché io devo ringraziare con molto orgoglio il grande lavoro di squadra che è stato fatto dai tecnici di radiologia e anche dagli infermieri, perché sono loro quelli che andavano a eseguire le radiografie, che effettuavano le TAC, che movimentavano i pazienti, quindi i veri operatori in prima linea nei confronti del coronavirus erano proprio tecnici e infermieri. Questa è la riprova che la squadra funziona sempre. Abbiamo avuto occasione di parlare con te recentemente, tu mi hai parlato un po' di questa unità di crisi riminese. Vuoi dire, condividere con noi due parole sulla cosa, perché voi siete stati l'epicentro forse a più alta pressione. Sì. Purtroppo sì. Ma allora, io vi ho parlato fino adesso un po' degli esami fatti, però la radiologia, il medico radiologo, che è un componente essenziale all'interno dei team multispecialistici, come sai bene, ha giocato il suo ruolo fondamentale anche in questo caso accanto al medico di pronto soccorso, al rianimatore, all'infettivologo, e mentre i meeting quotidiani, 7 giorni su 7 in rianimazione nella fase di emergenza, servivano per discutere come andavano questi pazienti, analizzando quindi l'aspetto clinico, laboratoristico, ma anche i quadri TAC e di radiologia tradizionale, adesso siamo molto impegnati nelle cosiddette aree filtro, cioè le aree filtro sono reparti in cui vi sono pazienti ricoverati con tampone negativo ma con forte sospetto che abbiano una polmonite Covid, forte sospetto sulla base di criteri epidemiologici, clinici, di esami di laboratorio, ma molto anche si basa sulla diagnosi TAC e radiologica, che sono pazienti estremamente delicati perché non li puoi mettere assieme ai Covid con tampone positivo, ma non li puoi mettere neanche vicino a pazienti non Covid. E anche questo è un tema che andrebbe ulteriormente approfondito e le chiedo cortesemente di essere disponibile nel futuro ad affrontare questo tema dell'importanza della squadra e anche di coloro che hanno lavorato in staff con lei. Adesso si respira qualcosa in più e meglio e migliore aria nel riminese? Intanto siamo tutti molto stanchi, come puoi immaginare, quindi ci sarebbe bisogno di energie fresche che purtroppo non abbiamo, però... Sì, nel senso che l'emergenza è finita, i giorni in cui non sapevamo se il giorno dopo avremmo avuto un posto letto in rianimazione o in reparto sono terminati, grazie a Dio, però continuiamo a lavorare con pazienti Covid accertati, che come puoi immaginare hanno anche molte complicanze, con pazienti che hanno altre malattie che magari sono rimasti nascosti a casa in questi due mesi e arrivano chiaramente con patologie riacutizzate in tutta la loro severità, e anche con questi pazienti, come dicevo, che hanno sospetta polmonite Covid nonostante ripetuti tamponi negativi. Non ultimo il fatto che dobbiamo rapidamente partire con la nostra terza fase, che è la ripartenza, che vuol dire recuperare le prestazioni non erogate in questi due mesi, garantendo però la massima sicurezza agli operatori e ai pazienti. Bene, io dottore la ringrazio perché mi ha dato il titolo del prossimo ping pong, terza fase. Lo segno, questo è un bel titolo, la ringrazio. Grazie. La ringrazio davvero per l'enorme lavoro e per la disponibilità, la ringrazio. Grazie a voi e a tutti. Adesso Vanni Agnoletti, il nostro professore, ci deve dire, intanto cominciamo col dirci, ma per la prima volta quando si sono aperti i telegiornali abbiamo sentito parlare di terapia intensiva. Che cosa sarà questa terapia intensiva? Uno. Poi abbiamo saputo un secondo passaggio, che l'Italia poteva al massimo disporre di 5.000 posti in tutta Italia, dopo mi correggerà il professor Agnoletti e il professor Vicini, 5.000 contro i 28.000 della Germania. Se non altro, qualcosa c'è stato, no? Sì, finalmente
Qualcuno si ricorda che esiste anche il rianimatore e non solo il chirurgo, purtroppo in questa occasione. E negli anni è vero, si è investito sempre meno sulla terapia intensiva, per cui il numero di posti letto è stato ridotto. E questa emergenza... Ma è stata una scelta o una casualità? Mi risponda, perché qualcuno dice, ma negli anni abbiamo diminuito, abbiamo perso 37 miliardi. Vero, però è vero anche che probabilmente si è investito più su una parte, professor Vicini, anziché su un'altra. Per esempio i 5.000 di posta. Perché le dico rispondo... questo? Sa perché? Mi guardate, con cortesia, professore, mi allontano un po', ma se per caso in questo tempo finisce coronavirus e poi il Vesuvio comincia a tremare, ma siamo da capo, è un'altra storia, non siamo preparati, le emergenze non esistono. Cioè esistono le emergenze e non siamo capaci di affrontare le emergenze. Voglio dire questo. Guardate, non sto dicendo arrivi il terremoto, non è questo. Era un esempio, prego. È una bella domanda. Secondo me entrambe le cose. Cioè, è quel... Oggi noi eravamo impreparati non perché era un evento, quello che viene chiamato il cigno nero, no? Un evento imprevedibile. Questo evento era prevedibile. E negli anni abbiamo capito che avere quel numero di posti letto di terapia intensiva era normale, perché con l'attività chirurgica che avevamo, con la popolazione che avevamo, quei posti letto potevano tornare utili. Ogni tanto zoppicava perché non riusciva, forse avremmo potuto pensare ad averne un po' di più, ma non 5.000 in più, non 10.000 in più. Questo evento ci ha dimostrato che forse per questo tipologia di pandemie o di problemi o di emergenze, il numero di posti letto di terapia intensiva è basso. La Germania ce l'ha alto, ma non sono tutti attivi. Ho un amico che lavora in Germania, che ho sentito proprio per confrontarmi con lui per questa crisi, i loro posti letto non sono continuamente attivi, cioè quelle luci non sono continuamente accese, vengono accese nel caso in cui. Ecco, quindi il segreto di questa crisi, se ci ha insegnato qualcosa, è avere la possibilità di accendere dei posti letto, di creare dei posti letto molto velocemente. Però, professori, io vi chiedo, ma nel caso capitasse una cosa, qual è il minimo indispensabile di terapia, di posti di terapia intensiva? Perché questo dobbiamo chiederci, soprattutto se ci fosse un ritorno, come qualcuno, forse lei stesso mi dice, stai attento, che potrebbe ritornare, Sul rischio di un nuovo picco, questo c'è un comune accordo, speriamo sia il più basso possibile, ma la riapertura, la nuova promiscuità che è indispensabile per riprendere a lavorare ci fa presagire che ci sarà un nuovo picco. Ci auspichiamo tutti che sia ovviamente molto più basso di quello precedente, fortunatamente in questa fase i posti attivi in terapia intensiva sono numerosi. Però ho eluso la domanda, la risposta forse ce la può avere Vanni. Sì. In Emilia-Romagna attualmente c'è un rapporto di circa 0,7-0,8 ogni 100.000 abitanti. E noi dovremmo... L'ottimale sarebbe? Il numero di posti letto di terapia intensiva. L'ottimale. Ah, non lo so. Sic stantibus rebus, dicevano i latini, cioè stando così le cose. Non lo so quale sia l'ottimale, nel senso... Le spiego. Noi adesso vogliamo andare da questo numero a 1,4, quindi raddoppiare il numero di posti letto. Ecco. Forse è vero che questo è un numero di posti letto di terapia intensiva basso e che doveva essere aumentato. Quale sia il numero ideale, io non lo so, è difficile capirlo. Sicuramente è una popolazione vecchia, quella italiana. Quindi noi abbiamo bisogno di posti letto. Questo è il punto. Perché sono pazienti fragili che anche per un intervento banale hanno bisogno di un'osservazione di tipo intensivo, subintensivo, cioè... Magari non proprio prima di arrivare all'intensivo, prima di arrivare alla massima intensità, forse c'è qualcosa nel mezzo, dal reparto alla rianimazione, che per un paziente fragile può essere utile. Quello è il contenitore che noi potremmo utilizzare nel caso di una pandemia nuova, speriamo di no, per riempirlo con strumenti ad alta intensità. Anche perché l'abbiamo detto poco fa, professore, il 24% circa della nostra popolazione è sopra i 65 anni, contro una media geopolitica mondiale del 9,9. Quindi questi sono i punti, inutili che ci giriamo intorno e dobbiamo prepararci a questa evenienza. Però faccio un'altra domanda a voi professori, che è questa, sempre collegata a tutto ciò. Io mi sento dire,
dai massimi esponenti dell'Istituto Superiore di Sanità, molte cose interessantissime oggi, state attenti, eccetera. Però mi chiedo, ma queste cose della terapia intensiva, come si organizza il sistema sanitario, perché non potevamo saperlo un po' prima? Non voglio metterli in difficoltà, Non voglio, non voglio assolutamente. Opinione personalissima. Noi italiani abbiamo dimostrato che sappiamo come si fa. Cioè, per questo tipo di malattia, noi siamo fra i migliori al mondo nella cura intensiva, nella ventilazione. Quindi il problema in questo caso era non tanto clinico, forse un po' logistico-organizzativo, sì. Cioè, quando arrivano, è come noi le chiamiamo, come nelle mass casualty, come nelle incidenti di massa in cui arrivano tanti malati continuamente, ondate di malati in pronto soccorso, tu riesci ad incassare il primo colpo, forse il secondo, il terzo sei già più in difficoltà, il quarto non più. Ecco, questa era un'ondata continua. Qualsiasi ospedale, di qualsiasi dimensione, sarebbe stato in difficoltà. La scelta vera qui era lavorare in rete. E noi in Romagna, in Emilia-Romagna, perché tutta la regione ha risposto in questo modo, ci siamo riusciti. Più o meno bene, però ci siamo riusciti. Questo forse è stata la grande differenza con la Lombardia. Lavorare immediatamente in rete, perché nessuno, neanche un ospedale di altissimo livello, con tantissimi posti letto e tanti posti di terapia intensiva, sarebbe stato in grado di accusare questi colpi successivi. Adesso, dalla maniera soft, che non può essere diversa da parte dei professionisti che si applicano tutti i giorni, vi voglio fare ascoltare, perché abbiamo al telefono il segretario generale della UIL, Emilia-Romagna, Giuliano Zignani, che è stato, grazie Giuliano Zignani, che è stato uno, degli, è stato uno degli artefici che ha sempre spinto per la creazione della AUSL Romagna. Allora, posso fare, professori, queste due domande velocissime. Primo, è ancora soddisfatto per aver dato un contributo alla creazione dell'unica AUSL Romagna? Io sono convinto, intanto buonasera, buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono convinto che la scelta sia stata una scelta giusta e se dovessimo tornare indietro la riproporrei di nuovo e farei le giuste battaglie di nuovo. Il problema però non è tanto la scelta che è sbagliata, la scelta è stata giusta, il problema è come viene condotta e come viene gestita l'ASL della Romagna. Ci sono molte cose che vanno riviste. E soprattutto è una macchina che va tenuta in carreggiata, mentre a volte tende a sbandare. E i suoi iscritti, ma anche i non iscritti, tra i lavoratori, negli ospedali, cosa le dicono? Hanno fatto sacrifici enormi, sento dire 600 euro perché, eccetera, ma molti di loro andavano a casa sì e no la sera, tarda, insieme ai protagonisti, i professori. Cosa le dicono i suoi iscritti? Ma guardi, intanto io voglio ringraziare tutti i lavoratori della sanità, perché in un momento come questo sono stati in prima linea a creare le condizioni per tutelare e curare anche la salute di noi cittadini. Lei non si meravigli se io dico che l'unica azienda, perché l'ASL è un'azienda, che non ha dato incontri al sindacato per ragionare sulla tutela e la sicurezza dei propri lavoratori all'interno dell'azienda è l'ASL di Romagna. Quindi non si meravigli se le dico questo, perché è così. C'è un incontro la prossima settimana, ma stiamo parlando la prossima settimana. Il 23 di febbraio si sono chiuse le scuole, e dal 23 di febbraio è partita questo grande problema che ha colpito duramente l'Emilia Romagna, Rimini in particolare, e Piacenza. Quindi quando le dico che alcune cose hanno riviste è perché parlo a ragion veduta. Bene, bene, però... Questo è il primo dato. Il secondo dato è che comunque la regione Emilia Romagna ha elargito... grazie alle pressioni e al confronto col sindacato anche un contributo per quel che riguarda questi lavoratori per il
per il lavoro che hanno svolto in questo periodo. Bene, signor segretario, sa cosa le posso dire, perché adesso i tempi stringono, però su questi temi e sulla domanda che ho rivolto al professor Vicini e a tutti i professori che si sono succeduti questa sera e che incontro in queste giornate, è il tema quale debba essere la sanità futura. Questo è il punto. Alla luce di questa esperienza, quale debba essere la sanità futura? E quindi che cosa privilegiare, che cosa modificare? Il rapporto con le comunità, col territorio, la rete, insomma, questi sono i temi che vorrei con lei, con i nostri protagonisti affrontare. È d'accordo? Io sono d'accordissimo di affrontarli, perché vanno affrontati, perché sono convinto che molte cose vanno ripensate. Allora, abbiamo assistito negli ultimi 20 anni ad uno smantellamento della sanità anche in Emilia-Romagna per alcune cose, anche se rimaniamo una delle sanità migliori in Italia e anche in Europa. E quindi però c'è stato uno smantellamento di posti letto, non c'è stato praticamente il turnover che è stato rimpiazzato. Quindi questa pandemia ha messo a fuoco quelli che sono stati i problemi, anche la gestione sbagliata dal punto di vista della politica in questi 20 anni, nel paese e anche in questa regione, pur dicendo che l'Emilia Romagna è una delle sanità migliori che noi abbiamo. Grazie Giuliano Zignani, segretario generale della UIL Emilia Romagna. Sa cosa le dico concludendo? C'è un detto, io uso spesso queste frasi latine, spes ultima dea, se lo ricordi? Se non le ha dato l'incontro, prima o dopo arriverà, giù. Sì, il problema è che arriva dopo che prima. Grazie a lei. Grazie, signor segretario. Grazie. Ecco qua, i temi stanno emergendo. Posso vicino fare una domanda? Prego, avanti, a lei. Perché lui me l'ha alzata. Stiamo avvicinandoci alla conclusione. Certo, provo a schiacciarla. Lui ha fatto riferimento al collega tedesco e al sistema tedesco, che è un sistema modulare, se si vuole. Cioè ci sono un numero di posti letto attivi e poi un certo numero, che sarà da definire, di posti letto in stand-by per la rianimazione. Ora noi ci troviamo a fine emergenza, speriamo di essere veramente a fine emergenza, con un numero di dispositivi, posti letto e respiratori che è servito a rincorrere il picco. Secondo te, quale potrebbe essere un uso intelligente di questa tecnologia e di questa logistica che alla fine abbiamo avuto, ma che ora non stiamo utilizzando? Che cosa ne possiamo fare intelligentemente nel futuro? Quello che dicevo prima, passare da un livello base a un livello intensivo, mettere un livello intermedio. Questo livello intermedio può aiutare il livello base ad acquisire posti letto nel caso in cui servissero. E il livello molto più alto, intensivo, ad acquisire quei posti letto quando serviranno. Per cui io utilizzerei quei posti letto che adesso abbiamo creato perché erano necessari per curare sempre meglio i pazienti che noi abbiamo, che sono quelli fragili, perché sono sempre più anziani, e metterli in contenitori che non sono il reparto classico, per dire, ma sono quei reparti che hanno un'attenzione alla cura maggiore, ma che non sono nemmeno intensivi. La sfida sarà proprio questa, cioè non spegnere l'attenzione su quei posti letto, perché noi dobbiamo averli, e allo stesso tempo utilizzarli al massimo, perché se li consideriamo solo di terapia intensiva rischiamo che rimangano vuoti. In questa prospettiva, caro professor Vicini, ma anche lei, professor Agnoletti, si pone il tema, io mi interrogo, quando vedo tra i morti, ma l'ha detto lei, sopra i 90, dai 69 in su, cioè le classi, e andiamo a vedere gli aspetti della fragilità della terza età o dell'anzianità, ma si pone anche un altro tema che riguarda le RSA, come farle, fare dei residence, recuperare per esempio nella nostra riviera quelle che sono le colonie, perché non recuperarle? In una logica diversa di assistenza alla fragilità, e incontro quindi il suo pensiero in questa direzione. Si prepari, perché adesso invece vorrei ascoltare proprio come un tassello finale, professore, che è molto interessante, la telefonata che abbiamo col professor Franco Stella. Mi sta ascoltando, professore? Sì, buonasera. Grazie per questa, perché se non avessimo e non si fosse parlato di corso di medicina nella Romagna, mai si sarebbe dovuto immaginare che capitava Fagiolo. È capitato Fagiolo questo, professore? Quest'anno proprio sì, direi proprio sì. Prego.
E poi la seconda cosa che dobbiamo dire, e con lei e con tanti altri protagonisti anche qui vorremmo affrontare molto presto, appena coronavirus ce lo permetterà, vorremmo affrontare per i telespettatori che cosa sarà questo corso, come avverrà, perché abbiamo letto ultimamente dell'aumento, se non mi sbaglio, di 25 posti. Sbaglio? Sì. No, giusto, saranno 25 posti in più su due corsi addirittura in Romagna, un corso improntato su Forlì e un corso improntato su Ravenna, tenendo presente che l'Università di Bologna in questo avrà, a partire da quest'anno accademico, tre corsi in italiano, uno a Bologna e due sulla Romagna, e un corso in inglese su Bologna. Prego, professor Vicini. Franco, intanto ti ringrazio di aver accettato l'invito e di aver dato il tuo contributo dal punto di vista di Alma Mater in Romagna. Ti vorrei chiedere di spendere due parole, visto che è un tema che conviviamo tutti i giorni in sala operatoria, in reparto, anzi noi dividiamo addirittura la stessa area di reparto. Vorrei che tu ti spendessi due parole sui nostri specializzandi, perché io penso che di loro si parli, come è successo per i tecnici di radiologia, per i radiologi, abbastanza poco. Invece ritengo che tutti loro abbiano dato un contributo sostanziale. Puoi confermare la mia percezione, rafforzarla? Cosa puoi dire a proposito? Assolutamente sì, Claudio, assolutamente sì, perché veramente, anche se purtroppo è stato un po' in ombra, gli specializzandi, che sono tanti adesso in Romagna, addirittura io dirigo la scuola di specializzazione di chirurgia torafica, che è improntata proprio sulla Romagna, su Forlì in particolare, hanno dato e stanno dando un enorme contributo lavorativo e umano sia a noi, diciamo, specialisti, che a tanti pazienti che di cui hanno bisogno, e anche ai parenti. Bene, molto importante. Ti ringrazio questo, della testimonianza, che secondo me era doverosa, anche perché è un'altra categoria che poco conosciuta, un po' in ombra, che invece si è rimboccata le maniche, ha lavorato al nostro fianco in maniera straordinaria e a volte non sempre apprezzata adeguatamente. Quindi ci tenevo che questo aspetto emergesse. Ti ringrazio di averlo fatto. Io la ringrazio a mia volta, perché apriamo una finestra, perché molto spesso questa dell'apertura attraverso un IBO e con il coinvolgimento del territorio, perché dobbiamo dirlo, privati, ma la fondazione, il comune, è una cosa molto interessante. Vorrei affrontare questo tema molto presto, anche in direzione, recuperando per esempio l'altro tema, la costruzione del nuovo ospedale a Cesena, che sarà una cosa interessantissima, quindi siamo in grande evoluzione. Professore, io la ringrazio, perché se non mi sbaglio lei sarà il coordinatore di tutto ciò, non so come chiamarla. Dovrei essere il coordinatore. No, il coordinatore del corso di laurea di Forlì, sì, dovrei essere il coordinatore del corso di laurea di Forlì. E allora sono onorato di questo, di essere il coordinatore del corso di laurea di Forlì. Io ci credo tantissimo sul successo dei corsi di medicina in Romagna. La Romagna meritava da tanto di avere dei corsi di medicina. Io credo che il connubio tra l'università e questa ASL Unica, che è un territorio meraviglioso, sia sicuramente vincente. Grazie professore. Grazie. Nel ricordo, non vogliamo mai dimenticarlo, del grande Morgagni, non dimentichiamolo mai. Grazie. Grazie. Assolutamente. Professore, a voi una conclusione veloce, perché stiamo sforando, questo meriterebbe ancora ampi confronti e discussioni, però prego. Lei prima ha chiesto dell'innovazione, cosa pensiamo della sanità del futuro. Secondo me, a me basterebbe che qualcuno ascoltasse quello che noi abbiamo da dire, perché per tanto tempo, secondo me, siamo stati ascoltati poco o creduti poco. A buon intenditor, poche parole. Prego. Non posso che condividere l'affermazione. E io mi sono sentito spesso con i colleghi, soprattutto americani. Gli americani ci hanno telefonato spesso, ci hanno mandato mail, ci siamo scambiati. Quello che ho invidiato a loro sempre è la loro capacità di immediatamente cambiare la loro operatività. Per noi è sempre un pochino più difficile, e non aggiungo altro. L'auspicio è che ognuno ritrovi i suoi ruoli, e ci siano gli aspetti tecnici che continuino a prevalere per quello che prevalevano prima, e diano un grande contributo. Ma riparto dall'inizio, da dove siamo partiti. Velocemente, concludiamo con una sola parola. Il virus ha messo a nudo la nostra inadeguatezza. L'inadeguatezza vuol dire che noi pensavamo di sapere molto, alla fine abbiamo scoperto di non sapere abbastanza. Questo è uno stimolo a migliorare, perché ce l'abbiamo fatta questa volta, non l'abbiamo gestita male, poteva andare peggio.
ma le sfide del futuro saranno altre, quindi non sediamoci, perché non siamo mai arrivati. Ah, chissà, più spiace. Questo vogliamo ricordare il grande poeta. Ringrazio soprattutto il professor Vicini, che mi ha permesso, ci ha permesso di mettere insieme la squadra per affrontare questo tema, e non è finita. Torneremo per affrontare puntualmente la sanità futura alla luce delle esperienze di ciò che avete detto, perché siamo in itinere e dobbiamo cogliere le aspettative e le conseguenze. A proposito, voi lo riconfermate, vero? Dobbiamo andare in giro come, professore? Così. Lui se l'è dimenticata, ma la porta sempre, ce l'ha in tasca. E sanificando continuamente, attenzione agli altri, perché la protezione non serve tanto e solo per me, ma per voi, per quelle persone che incontro. Questo è un dispositivo di protezione sociale, non individuale. Se la portiamo tutti, contribuiamo alla grazie, alla grazie professore. Voglio concludere, regia, abbiamo sforato leggermente e chiedo scusa alla nostra regia e ai telespettatori, però voglio ricordare due date. Il 9 maggio del 1978 in via Caetani veniva ucciso l'onorevole Aldo Moro, e 100 anni fa, il 18 maggio, nasceva Karol Wojtyla, il grande Papa Santo San Giovanni Paolo II. Perché lo dico? Perché l'8 e l'11 maggio 1986, qui in questa città di Cesena, in Romagna, Forlì, Ravenna, ancora oggi si ricorda quella visita di Papa Wojtyła. Grazie, ciao a tutti.